Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Comunque, prof, un parere sul nuovo look di Gianni. Prima domanda, così. A bruciapelo. Ci sono rimasto, ho chiesto prima, proprio prima della live, ho chiesto se per caso fosse iniziata la calvizie, pare che i capelli ci siano, adesso vedremo. Però sì, devo dire che il commento più ficcante è che effettivamente è Ranzulla. Sì, poi in questo punto quindi... c'hai un particolare controluce, quindi fa proprio... Anche un po' Gianni Tucci. Cioè... questo effetto lampadina. Va bene, i cugini Boria da Rienzo, adesso siamo qui in Slim Bros. Ah, tra l'altro sì. Il duo dei pelati. Binging with Babish, si aggiunge, esatto. Aggiunge un terzo. Comunque, oggi il nostro ospite ricorrente Tommaso Renzoni è particolarmente on point inadatto, perché, perché oltre ad essere uno sceneggiatore professionista, tra l'altro in questo periodo è uscito da poco l'ultimo film che hai scritto, giusto? Sì. Con chi viaggi sì. Degli Yunaz con Lillo. E inoltre è anche in contemporanea su Sky, Amazon, Now TV, ha fatto tutto insieme su tutti i migliori siti di streaming pirata. E quindi stavo dicendo, oltre a questo si può dire che tu hai anche messo il piedino nel... mi ricordo che l'hai anche sì, non diciamo ancora la casa editrice, però sì, okay. ho scritto una graphic novel, un fumetto che uscirà dopo l'estate, se tutto va bene. Ed è stato esatto, infatti mi divertiva perché confrontarmi con le differenti forme di scrittura è stato, prima leggevo gli appuntini e ho detto ah cavolo, sì, questa roba me la ricordo, quanto dolore quando sono passato da una forma all'altra. Beh, e allora oggi sei, come dire, particolarmente, non che normalmente tu non sia il benvenuto, Tommaso, però oggi... No, questo quello è passa al convento, non... Invece oggi non sei ciò di cui solo dobbiamo accontentarci, ma sei particolarmente pregno di informazioni. Detto ciò, Marco Cioni, tu hai una scaletta? Oggetti, come al solito. Ho dimenticato come funzionava il nostro podcast. Quindi cominciamo dagli oggetti. Io farei cominciare Gianni, che tanto è il più banale oggi. Quando mai? Sento i capelli, Gianni. Ho portato i capelli. No. Che cosa possa aver portato? Ragazzi, esatto, un attimo. Tommaso, che deve aver portato, Gianni? Si parla di cinecomic. La sua tesi di laurea? No! Prego! Abbiamo detto non la vogliamo nominare. L'hai nominata tu per primo, adesso lui se ti ha legittimato a rinominarla mille volte. Dannazione. Gianni, che vai, vado io. Allora, io ho portato il primo film di Spider-Man con questa cover bruttissima. Dove l'hai comprato? Margherita di Savoia? Quasi. Perché? Fuori sul lungomare. Esatto, perché in realtà il primo film di Spider-Man... Quanti dischi sono? Non lo so, è una cosa vecchia di Giacomo. È due CD. E praticamente il primo film di Spider-Man è stato per me l'inizio della fine, nel senso che mi sono approcciato al genere dei cinecomic e ricordo... che avevo 5 anni e mio padre mi portò in giro, avevamo comprato da poco un lettore Blu-ray e in una bancarella trovò sto film di Spider-Man e me lo comprò con questa copertina mega strecciata e quindi ho portato proprio... Dove te l'ha comprato, giusto? Localizzalo. Cava dei Tirreni. Ah! In che regione è? Campania. Cavese e merda, scusate, esatto. Sono io di Foggia. Quindi il sogno di Spider-Man in 2 CD. No, sì, allora, parte 1 e parte 2. Posso fare un dietro le quinte? Parte 1 e parte 2. No, vabbè, poi è un DVX, parte 1 e parte 2. La parte 1 finisce quando inizia la 2. Quando si corrompe tutto il video. Per chi rimane fino alla fine del podcast, farò un piccolo behind the scenes di cosa c'è davvero dentro questo film, perché mi fa molto ridere. Va bene. Gianluca ci sposta l'inquadratura. Fatti i cazzi tuoi. Adesso c'è un pezzetto di muro grigio. Eravate tutti, ora dal centro. Ma il muro grigio. Mannaggia. Quindi invece tu cosa hai portato? A me dici? Ah ok. Io ho portato una cosa molto divertente. Ho portato, dato che si parla di adattamenti cinematografici tratti dai fumetti, adesso mi inimicherò parte del pubblico dicendo che uno dei, non solo il mio preferito, ma proprio di quelli che considero i più belli mai fatti, rimane Watchmen di Zack Snyder. Beh, guarda che non è, dici che è un'opinione pericolosa. Ammazza, voglia. Scusate, voi in chat odiate Watchmen? Il finale della graphic novel. Ma sti cazzi, a me a me piace.
però ti sto dicendo che molti all'epoca rosicarono a cannone, okay. E quindi ho portato, non si vede bene, eccola qui, la spilletta del comico. Ah, la spilletta del comico dopo che è stato pestato. Esatto, pestato, infatti ci ho disegnato anche con del pennarello rosso. Ah, l'hai fatta tu? L'ho fatta io, perché sono un artista. Madonna! Era una normale spilletta, infatti, dietro le quinte, noi l'abbiamo presa su un gruppo di spillette su Amazon e ovviamente il problema è che non si poteva ordinare una singola spilletta, quindi... E quindi? Questa è la quantità di spillette abbiamo ordinato e quindi ho preso la mia e ci ho fatto del sangue, però insomma, se volete, in cambio della pizza oggi, vi regaliamo delle spillette. Paghiamo a spillette. Esatto. C'è Andy from the Woods che ti dice subito: visto una volta e non mi è piaciuto il film, ma non ho letto il fumetto, io quindi abbia uno dei prologhi migliori della storia del cinema, sia i titoli di testa che raccontano un'intera backstory in mezzo secondo, proprio show don't tell ai migliori livelli, e anche il prologo, quello col comico che viene ucciso, è una roba incredibile. Spoiler per chi non l'ha visto. Ragazzi, la prima scena del film. Ho capito, vabbè. Ah, te ne affa il culo. Tu che hai portato? Io ho portato ho portato una graphic novel che mi piacerebbe molto fosse adattata a film o a serie, anche se poi non ho idea di come si potrebbe fare, forse poi lo chiederò al buon Renzoni, ve la faccio vedere. E se ne va. Oh, hai spento la luce. Se ne va spegnendo la luce. Esatto. Non contento. Schiaccia su. È questa. Black Sad. Chi non l'avesse letta, ragazzi, è una mina totale, consigliatami da Dario Moccia in tempi non sospetti. Cioè, in che senso? E che all'epoca non so quanto fosse, quando fosse conosciuta. E praticamente è un noir investigativo, proprio vecchio stile. Il protagonista è una pantera e si muove in questo mondo, che fa l'investigatrice privata, investigatore privato in realtà, è maschio, e si muove in questo mondo tutto fatto di animali, quindi tipo, che ne so, ci sono anche delle immagini, non puoi fare. Sì, è proprio un esatto, i disegni sono una mina totale. Molto bello. E praticamente ci sono 4 volumi, 4-5 volumi, uno per colore, lo dite tutto per colore, questo è il nero. E attenzione, adesso ci bannano. No. Per esempio c'è quello molto figo che è Blanco, perché l'autore è spagnolo, che parla praticamente fa un paragone con il razzismo, perché ci sono tipo gli orsi polari, tutti gli animali albini che diciamo sono i nazisti della situazione contro gli animali di con la pelliccia di colore scuro, sì. E quindi è una figata, mi piacciono i noir, mi piace molto questa storia, starei in fissa a vederla adattata, ma non ho idea di come si potrebbe fare se non animata. O la fai semplicemente con gli esseri umani e ti accogli. Fai un'animazione di CGI. CGI mi farebbe cagare. Ma tanto. Vabbè, ma sullo stile Spider-Man Into the Spider-Verse. Potrebbe essere una buona idea. Quello, esatto. Sullo stile Spider-Man Into the Spider-Verse, secondo me potrebbe essere figo. Potrebbe starci, chissà. Questo è il mio Tommaso, che hai portato? Allora, intanto io devo salutare, perché ho visto in chat Billy the Wild 1, che se ho capito chi è, ha vinto il premio per la ero da Soho House, perché ho capito che se mi ha scritto lì stavo nello spogliatoio e ci siamo conosciuti così, perché mi ha detto che seguiva le live. E quindi se ho capito bene ha scritto in chat adesso e quindi lo salutiamo. Io ho portato, perché chiaramente non solo mi riduco sempre all'ultimo, ma stavolta c'avevo... Ma sono anche a Cuba, certo. Ricordiamolo, è un po' difficile da qui. Certo. E ho portato in anteprima, per cui le faccio vedere rapidamente, ma poi qualora vincessero le stampiamo, le mettiamo lì dietro, certo. Due tavole del fumetto invece che è Work in Progress, che ho scritto io, super spoiler. E quindi sei licenziato, ufficialmente. Sì, chiaramente adesso io finisco in galera subito, querela. Ma sono a Cuba, quindi... queste due tavole sono disegnate, il disegnatore è Raffaele Sorrentino, che è bravissimo, che mi sta scrivendo un sacco di messaggi in cui dovrei suggerire fumetti che dovrebbero essere adattati, ed è un esperto fantastico di fumetti, quindi poi magari ruberò senza sapere da quello che mi suggerisce. Lui mi sa che ha scritto anche qualcosa per Batman, non vorrei dire, cioè ha disegnato anche qualcosa per Batman, perché mi ricordo di aver letto qualcosa di Sorrentino di Batman. Ma no, quello è forse da Paolo. Quello è da Paolo Sorrentino. No, vedi? Batman Andrea l'impostore. Eccolo qui. Batman l'impostore. Il Batman realista. Hai visto? Sì, l'ho letto questo fumetto.
Vabbè, no, quello è Andrea Sorrentino, pare. Ah, no, scusa, sì. Abbiamo detto che è una live tarocca e quindi abbiamo Raffaele Sorrentino. Ah, Raffaele Sorrentino. No, Raffaele è bravissimo, fa un lavoro anche se non ha scritto. Vabbè, disegnato, fa il perché, perché vi porto queste tavole? Perché chiaramente spero, mi auguro che il mio fumetto sia uno di quelli che farà il percorso di questa live dal fumetto al film. E così ti risparmi il problema di doverlo scrivere e adattare, perché esatto, in questo caso avendolo già scritto tu è più facile. Bravo. Cross mediale. Bravissimo. Dire, già venduta. Fatta di Iban e SIAE. No, però chiaramente appunto diciamo sono, per me questo rappresenta da fumetto al film, perché quando ho approcciato, anzi quando Carlotta Colarieti mi ha parlato della, per la prima volta della possibilità di scrivere un fumetto, mi sono buttato in questo, sì, molto, mi sono buttato in questo mondo che conosco ancora molto poco, però almeno nella scrittura diciamo di una storia attraverso il media del fumetto, e con appunto l'idea di dire proviamo a ragionare su, visto che vengo dalla sceneggiatura, su un fumetto che diventa un film, per cui nel mio caso un film o una serie, insomma nel mio caso vorrei seguire esattamente questo percorso che diciamo. Ok. Fico. Allora partiamo un po' con le chiacchiere. Partiamo. Con la cosa forse più banale, sì. Cioè in realtà è una domanda a cui poi si può rispondere in maniera banale o magari no. Gianni, cioè, parla della tua tesi. Allora, no. Il candidato presenta una tesi. Esatto. Qual è secondo voi la peculiarità del fumetto rispetto a tutte le altre opere narrativo letterarie? E ovviamente la risposta più facile è le immagini. Sì, che è però scontato. È riduttivo, perché esatto, poi nel senso non c'è differenza tra fumetti, film, videogiochi. Letterarie parlo. Ah, ok, solo letterarie mi sì, dici sì. Non in generale tutte le arti narrative. No, quelle però secondo me letterarie, perché viene comunque definita come un fumetto, ormai è definito come un'opera letteraria. Effettivamente. Beh, sì. Secondo me il buon Renzoni che... A che numero di arte siamo arrivati? Che cos'è il fumetto? La non arte? No, la settima arte è il cinema. Forse l'ottava. L'ottava? Forse l'ottava. I videogiochi sono la nona. La nona, forse sì. I videogiochi. Il porno? No. È sempre un'arte. Credo rientri comunque sotto sì, il cinema, il porno. Sì, Tommaso, tu che hai scritto varie tipologie di opere letterarie, a parte tolte le immagini, che ovviamente sono un elemento essenziale della distinzione, cosa c'è di diverso quando scrivi di differente un fumetto? Tra... Sì. Beh, io quello che ho notato è che il fumetto ha la capacità di racchiudere varie immagini in una sola, come dire, cioè se il cinema ha tanti fotogrammi, ha tante foto al secondo, quindi ha tanto movimento, il fumetto quando lo scrivi almeno devi in qualche modo isolare, condensare tanti fotogrammi in un solo gesto. Tant'è che appunto anche con Raffaele il lavoro era proprio sintetizzare alle volte, trovare la sintesi perfetta di un gesto che racchiudesse varie possibili, non inquadrature, varie possibili azioni. Per cui molto spesso, diciamo, se nel cinema, se nella letteratura noi lasciamo fare molto allo spettatore, al lettore, di completare, no? Alludendo a pensieri, ad azioni e a dialogo, e nel cinema invece non abbiamo i pensieri, quindi lasciamo anche un po' agli altri reparti, alla fotografia, al suono, alla recitazione, moltissimo di completare quello che vuoi dire, il fumetto effettivamente ha questa capacità di essere iconico e icastico, come direbbe Calvino, quindi di condensare in un'unica immagine che ha tanto significato e che porta su di sé tutto il significato magari di un intero minuto di film. Io ho cercato icastico su Google, okay, per chi non lo sapesse, improntato a una notevole efficacia rappresentativa. E anche oggi avete imparato una nuova parola. Poi Renzoni vi manda fattura. Esatto. Io c'ho Pierpaolo Exe che Andy from the Woods che dice che ti immagini. Non ti sento più. Non mi senti non più. Ci senti? Come non ci adesso sì. Okay. Andy from the Woods che dice che ti immagini i suoni e le voci dei personaggi, in qualche modo il lettore riempie lo spazio tra una vignetta e l'altra in un certo senso. Però ma in realtà vale io questo faccio anche con i libri. Esatto, no, io aggiungerei una cosa. Non so se Andy non lo fa.
per me l'altra caratteristica del fumetto, oltre a ovviamente le altre opere letterarie, ma anche più rispetto al cinema, è che ha una dipendenza, non in senso cattivo, però maggiore sull'art direction, nel senso lo stile del disegno e lo stile dei colori e lo stile di tutto ciò che è visivo ha un'influenza molto molto pesante nel tono che il fumetto poi ha nei confronti del lettore. Cioè, se nel leggi senso, Batman è un no, conto. Ma non solo Batman, anche all'interno dei fumetti più commerciali della Marvel, quindi negli spillati settimanali, abbiamo, se tu leggi una cosa disegnata da Gabriele Dell'Otto o da Sara Pichelli, sono due, come dire, sono due impatti molto diversi sul lettore, anche solo a livello di immagini che ti arrivano. Nel senso, sì, è proprio un tono diverso che ti porta a leggere quella tu storia. Dici, un Dell'Otto te lo prendi magari più seriamente, perché essendo quasi sì, fotorealistico, comunque non pittorico. Seriamente, ma sicuramente. Seriamente, cioè più. È più dark. È più dark rispetto magari a appunto una Pichelli, che magari è più giocosa. Esatto, e stile. Secondo me quella cosa poi è anche esasperata, tra virgolette. Quanto più vuoi rendere particolare la tua opera, adesso Black Sad per esempio che tu citavi, questa cosa di rendere i protagonisti dei gatti e degli animali eccetera eccetera, è una cosa che se te lo facessi su un libro non no, lo certo, riusciresti a fare, perché sarebbe estremamente difficile da visualizzare, e se te lo facessi in un film sarebbe estremamente straniante, perché avresti un problema di realismo a confronto con invece una cosa che è estremamente poco realistica, sì. E il fumetto invece c'ha questa capacità di, infatti spesso si trovano fumetti con protagonisti animali antropomorfi, è una roba che non vedi mai da nessun'altra parte, perché è una cosa che puoi comunicare solo col medium del fumetto. Ma io in realtà ultimamente ho letto i cartoni animati per bambini, scusate. Io ultimamente ho letto un libro molto bello e vi consiglio, si chiama I miei stupidi intenti, che è okay, anche candidato al premio Campiello. No, strega no. E il protagonista è una donnola, in no, realtà, e lo fa molto bene. È rara come cosa, però secondo me la realtà sta nel fatto che quando tu scrivi per il fumetto, poi non so se Tommaso me lo conferma, sei consapevole che hai una pezza d'appoggio forte, che è l'immagine, e puoi permetterti di fare cose che altrimenti non potresti fare, nel senso che secondo me, per dirti, uno Zero Calcare, se scrivesse prosa, non arriverebbe mai forte come può arrivare appunto con il fumetto, perché il fumetto ti aiuta in maniera importante anche nella scrittura, essere più immediato, più veloce, più rapido, perché non hai bisogno di settare la scena già c'è, tu devi soltanto gestirla. E poi l'altra cosa secondo me è che comunque hai meno spazio per scrivere, suppongo. Sì, infatti è lo spazio che va utilizzato meglio. Io faccio un esempio per esempio da questa cosa che ho scritto. C'è stato un momento in cui dovevo far capire che il personaggio, sono 4 o 5 personaggi principali, e uno di questi aveva una paura, e quello è sempre un dramma quando, perché ogni medium ha il suo modo di esprimere la paura, no? Cioè, se al cinema lo fai con una serie di, con una musica, un'inquadratura, una cosa di recitazione, in letteratura puoi dire e si sentì impaurito, che no, posso dire un po' scorretto da parte di chi no, scrive letteratura, è scorretto, però nel senso no, puoi anche dire so, sentiva il cuore in gola, senso, cioè puoi descrivere delle emozioni che ti portano a capire che ha paura, però diciamo puoi descrivere qualcosa che sta dentro al corpo. Poi nel fumetto appunto mi dicevo come lo uso quello spazio, perché non posso usare nessuna delle due scorciatoie che avrei pensato, no? E quindi alla fine, per esempio, siccome c'era questo concilio di anziani, per capirci, che lo stavano guardando, erano al suo matrimonio, lui aveva paura di sposarsi, questi stanno parlando di questa cosa, a un certo punto fisicamente entrano dentro la testa di questo e dicono però parlate piano, perché se no, se dite queste cose ad alta voce gli viene paura, e stanno dentro la testa di questo che si sta per sposare. Allora è un modo diverso di usare lo spazio che hai a disposizione, per cui cerchi di diciamo di, per questo è una sintesi, di ragionare su immagini e situazioni che possano contenere più sensi, quindi un po' la trama va avanti, un po' il personaggio va avanti, un po' utilizzi il fatto che se tu vedi una pagina disegnata, grazie anche a un bravo disegnatore, puoi spingere diciamo su degli elementi, chiamiamoli
fantastici, ma che poi in realtà sono appunto sintesi visiva, che ti consente di veicolare più di quello, cioè alla fine esci con più di quello che hai inserito nel macchinario, come dire, con un senso più profondo, forse più stratificato, ecco, mi veniva okay. Il termine. Io, se posso dire, secondo me la peculiarità più grande del fumetto è la sua origine vera e propria, cioè il fumetto fa parte della cultura pop, quando uscivano i fumetti erano all'interno dei giornali, e forse la caratteristica che ancora oggi ha il fumetto e che fa parte un po' delle origini è quella di riuscire a veicolare vari tipi di messaggi per varie fasce d'età. Oggi i fumetti un po' si sono andati a sviluppare, quindi non si parla solo di letture pop per giovani, ma sono naturalmente anche diventati molto più importanti a livello contenutistico. Eppure, nonostante questo, riescono ad avere sempre la capacità di riuscire a parlare a più tipi di spettatori, a più tipi di lettori, ecco, diciamo così. Per me questa è proprio una delle peculiarità che adoro di più del fumetto, perché quando io vado a leggere, mi è capitato proprio ultimamente, quando avevo letto L'ultima caccia di Kraven, l'avevo letta tipo a 13 anni perché era uscito in edicola con il Corriere della Sera, sai, queste cose che fanno in edicola. L'ho riletta qualche mese fa quando sono ritornato a casa, perché ho detto guarda, non me la ricordo, la voglio rileggere, e ho visto proprio tutt'altro rispetto a quello che mi ricordavo di quel fumetto lì. Per esempio, per me questa è una caratteristica importante. C'è Pierpaolo Exe che dice: però pensando a The Batman sono riusciti a fare più o meno lo stesso in un film. Quindi lui dice sostanzialmente sono riusciti a prendere l'elemento fumetto e a trasportarlo, secondo lui, molto bene dal punto di vista del film. Quindi sfrutto. Posso dire che l'hanno fatto un po', se togli quello di Nolan, l'hanno fatto un po' tutti i film di Batman, anche quelli di Schumacher, nel senso ognuno di loro è un adattamento di un tono specifico di quel tipo di fumetto. Cioè comunque il film di Burton ebbe il successo che ebbe proprio perché era all'epoca un'interpretazione estremamente gotica e adulta, pensate come stavamo messi con i film dei fumetti negli anni 80 del personaggio di Batman. E alla stessa maniera comunque invece Schumacher ti riporta quell'interpretazione anni 60 di quel Batman. Certi giorni non riesci proprio a liberarti di una bomba, quel concetto lì. Sì. Quindi alla fine i film dei fumetti, che secondo me poi questo è magari un tema per più avanti, è il grande problema che abbiamo avuto con i cinecomics negli anni 2000, il problema Daredevil, sì, lo chiamo io, okay. Cioè il concetto che all'epoca un film tratto dai fumetti doveva per forza ricordarti a lettere giganti che era tratto da un fumetto, e quindi doveva proprio dirti: oh, ti ricordi che questo è un fumetto? Ti ricordi che tu non hai mai scopato perché no, ti piacciono i fumetti? Mauro Zicarelli comunque cita Opera Prima. Tu stavi citando Opera Prima, quello che esce venerdì. Stavo citando Opera Prima su Tim Burton, così ho detto Tim Burton. Sì, sì, in realtà era solamente un modo per dirvi che Gianni che voleva fare un assist. Volevo fare pubblicità. Però a questo punto, cioè, sfruttando questa roba di Batman, che secondo me si presta perché è stato ormai praticamente, penso, adattato non so quante mila volte da tutti i registi esistenti, ogni volta che c'è un regista potenzialmente interessante gli fanno adattare The Batman, e questo lo dici tu anche in Opera Prima. Guarda, c'è il regista promettente, via Batman. Esatto. Potrebbe essere un buon modo ad analizzare i vari attenti The Batman per capire, secondo voi, qual è la cosa più difficile da fare quando si adatta un fumetto a film, e qual è invece la cosa magari più facile, qual è la cosa più importante secondo voi per far funzionare un adattamento. Che può essere la storia, può essere il comparto visivo, tutto questo tipo di robe qua. Io volevo dire una cosa su questa cosa degli adattamenti, perché spesso si fa una differenza tra la postura dell'autore e quella dello spettatore. E io, quella è la mia cosa, il mio grande tema di rabbia su questo. No, però nel senso l'adattamento è interessante proprio perché è diverso dal testo originale. Secondo me si fa, ogni volta che si fa un adattamento, poi molto spesso, soprattutto su un testo popolare come il fumetto, si va a vedere: ah, questo quanto, guarda quanto l'ha fatto diverso dall'originale, quanto era meglio l'originale. È un adattamento, quindi la sua stessa natura pretende e vuole che sia diverso, e che quindi la cosa interessante da vedere, cioè se domani Mauro Zingarelli esce col suo Batman, perché gliel'hanno commissionato, io voglio vedere proprio come lui ha fatto il suo Batman, come Burton ha fatto il suo Batman e come Nolan ha fatto il suo Batman, non tanto come si sono adoperati per farlo il meno possibile originale.
No, sì, su questo sono d'accordo, c'è sempre una linea sottile, l'avamo, secondo me è sempre il solito discorso che si può, come dire, riportare a quello che facevamo su Sonic, non c'entra niente, però il famoso concetto di Sonic esce fuori col design da schifo, tutti quanti se ne lamentano, lo cambiano e fanno una cosa buona, perché in quel caso effettivamente faceva schifo, quindi è positivo, è positivo il risultato, però è comunque negativo il processo che ha portato a quel risultato. Alla meno male maniera, in pratica, mannaggia in teoria. Esatto, okay. Alla stessa maniera c'è un problema. Allora, io per esempio ho un problema, per un attimo salto in un argomento che probabilmente, forse Gianni ne sa un po', ma penso di essere uno dei pochi araldi in questa live, quello degli adattamenti dei manga, che è un grave problema e che io ho vissuto particolarmente sulla mia pelle con Death Note. Death Note è il mio prossimo tatuaggio, devo un attimo capire come lo devo mettere dove, quindi è una roba che, a cui io tengo molto. E il film di Death Note è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto quando avevo 15 anni. Dicevo, voglio fare il regista, un giorno farò il film di Death Note. Poi è arrivata Netflix e tu hai pensato, no, forse non voglio. Forse non voglio. Perché quella è un'evidente mancanza di comprensione del testo di partenza. Quindi lì capisco quello che dice Tommaso. Dice, certo, non è che lo puoi avere uguale al fumetto, però lì c'è proprio un'interpretazione fallimentare. Però è qui che voglio capire, quando dici fallimentare, l'elemento che te lo porta a dire prevalentemente è la parte esclusivamente narrativa legata alla trama, alla storia, ai personaggi e come sono scritti nell'opera originale e poi come sono adattati, la componente visiva, perché la differenza sostanziale tra l'adattamento di un libro e l'adattamento di un fumetto è che il fumetto, gioia e dolore di chi deve adattarlo, parti già da una componente visiva esistente. E quindi spesso quello che io vedo quando i fan si arrabbiano sui trailer, quindi di base la narrativa, sì, non esatto, puoi conoscerla, a meno che non c'è Batman che lancia dei fiori e fa il fioraio, tendenzialmente è, ah, il costume ha una cucitura rossa, mi fa incazzare, quindi voglio capire tu, per il tuo dolore che nasce da Death Note, dove l'hai percepito? È un problema per me tematico e tonale. Nel senso, è un problema non legato all'immagine, perché quello è un manga, nel senso, è un certo taglio di capelli, va di moda solamente in Giappone e nella mia cameretta quando avevo 16 anni, c'è il caschetto quello alla Justin Bieber. O alla Zac Efron. Alla Zac Efron, sì, per me era la Zac Efron in quel esatto, caso, però questo è un altro discorso. E è un problema tematico e tonale, nel senso che è evidente che il film abbia preso solamente la premessa del fumetto, ovvero cade da un'altra dimensione, un quaderno sul quale ogni volta che scrivi il nome di qualcuno questo muore di infarto, e abbia saltato a pie pari tutto quanto il tema del film e tutto quanto il tono del film, perché Death Note, il fumetto, è un thriller psicologico, c'è pochissima azione e quella che c'è è un'azione che gira intorno alla tensione, cioè una delle scene d'azione maggiori del fumetto dell'anime è una partita a tennis tra i due protagonisti, tipo Seven. Sì, è molto simile, in realtà è molto simile a House of Cards, okay, come concetto, è molto finceriano. E invece il film americano ne fa una versione thriller d'azione che è un po' diverso. Io sento che è sempre lì il problema, perché per esempio Watchmen cambia tanto, però quello che rimane fedele a se stesso è il tema che c'è anche nel fumetto, ovvero che cosa siamo disposti ad accettare per ottenere un fine ultimo più grande. E lo stesso vale per The Boys. Io adesso esatto, sto leggendo The Boys ultimamente, perché siamo andati all'anteprima e ci hanno dato il volume 1, e quindi sia io e Marco abbiamo iniziato a leggerlo, e The Boys è molto diverso, cioè proprio tanto sì, diverso, ci sono tanti elementi che vengono riportati, tipo Stormfront, la Russia, tutta una serie di cose vengono riportate, loro prendono il composto via all'inizio, sì sì, è tutto disordinato, è proprio a un altro ordine, però tonalmente e tematicamente rimane uguale, è quello il punto. Quindi è quella, secondo me. Quindi per te l'elemento fondamentale ed è la chiave di volta per riuscire a fare un buon adattamento è il tema e il tono. Sì. Ok. Per me, io se ti posso dire, The Batman è stato molto bello per questo. Io quando ero in sala, mi pare che c'eri pure tu. Sì. Quando inizia il film, dopo che l'enigmista ha fatto quello che ha fatto, quello che ha fatto, la sua prima vittima. Perché...
Datemi, non l'ho ancora visto. No, vabbè, ok. Ha fatto quello che ha fatto. Ah, perché sei in Cuba lì. Cuba non è arrivato. Okay. Non è arrivato. Il film parte con Nero e Batman che dice 31 ottobre. E questa cosa qui, quando l'ho sentita, mi ha fatto venire proprio i brividi, perché è così che si apre Il lungo Halloween, che è un fumetto, uno dei più belli secondo me di Batman. La particolarità secondo me, più che nella sicuramente il tono è giusto, però credo che i toni possano anche tra virgolette un po' cambiare a seconda del tipo di interpretazione e anche del tipo di storia che si sceglie. Secondo me la cosa fondamentale è il profondo rispetto nei confronti del personaggio, perché forse il fumetto più di tutti non è tanto la storia quanto il personaggio, soprattutto se prendiamo fumetti iconici come Batman, Spider-Man, perché hanno una storia lunga decenni e decenni, mentre e naturalmente nell'andare avanti nel tempo questa storia si è evoluta e anche i personaggi sono evoluti. Vedere un Batman come quello di Pattinson è un po' destabilizzante per un lettore di fumetto, perché Batman non è esattamente così, cioè non ha paura di volare, ma riesce ad adattarlo secondo me in una maniera molto interessante alla società di oggi. Questa cosa che tu hai detto mi fa, cioè mi lancia la scintilla per un nuovo tema che però poi affrontiamo dopo, che è il ruolo dell'essere fan del fumetto, perché quella roba che tu dici, ah, il film comincia con 31 ottobre bla bla bla. Secondo me l'85% della gente che ha visto The Batman non aveva idea che fosse stato a lungo Halloween, e quindi lì c'è la chiave di forse saper citare per far bagnare i fan senza però poi andare a citare in maniera eccessiva e quindi non far capire un cazzo a nessun altro. Ma dice comunque giovedì 31 ottobre, volevo ricordare perché... Grazie. Signor Renzoni, lei che ne pensa? Qual è l'elemento più importante? Ma bisogna fare delle differenze secondo me, perché c'è l'adattamento del fumetto, diciamo inteso come possiamo chiamare il fumetto forse serializzato, cioè il fumetto che ci accompagna, quindi manga ma anche appunto DC, Marvel, esatto, il fumetto che quindi appunto, come dice Gianni, vive di personaggi, perché chiaramente accompagnandoci in avventura dopo avventura, settimana dopo settimana, si stratifica, e questo fa sì anche che ci sia il sistema di citazioni, il mondo, l'IP in fondo, no? Sì, c'è qualcuno che in chat citava Joker, che di fatto è un adattamento di un personaggio ma non di una trama specifica. Esatto. Scusami Tommaso. Esattamente, e questo ci consente di poter fare anche volendo potenzialmente Batman che alle prese con fare la spesa, non lo so, con la pandemia, cioè, con, la fatturazione elettronica. Con la fatturazione ammazza, elettronica, ammazza, bello, le Wayne Enterprise, la Batf Cloud, comunque lì c'è fatture in Batman. Dove sta partita IVA? Non credo abbia la partita IVA, credo, no, le Wayne Enterprise, ma non penso abbia la partita IVA, c'è Conti alle Gaiman. Però diciamo, ho visto uno sketch molto divertente sul fatto che Batman faccia parte poi di fatto dell'1%, no? Delle famose proteste contro l'1%, e quindi insomma, quindi ci sono diciamo parecchie diciamo, ci dà più possibilità, e quindi sì, in quel senso il tono e il personaggio, direi, perché poi il tema lo portano queste due cose sulle spalle, insomma, in qualche modo. Quindi tono e personaggio sono molto importanti. E poi c'è l'adattamento invece di fumetti one shot o comunque miniserie, che diventa più complesso, perché chiaramente lì non possiamo appoggiarci a questo, motivo per il quale, per fare un esempio blasonatissimo, però Maus di Art Spiegelman è un fumetto, è una graphic novel, un fumetto, insomma, pietra miliare, però allo stesso tempo non ce n'è un adattamento. Perché? Perché abbiamo visto come, diciamo, all'interno, a parte appunto il fatto dell'antropomorfo importante, ma anche banalmente abbiamo visto che cosa è successo con la profezia dell'armadillo. Sì, cioè, quindi certo, personaggi che non si sono serializzati a sufficienza per poter essere a tutto tondo, come dire, estraibili, ma hanno, come dire, bisogno del loro stile, oltre che del tono e del... Beh, sì, lì c'è anche un grave problema, non me ne vogliano chi ha realizzato il film della profezia dell'armadillo, ma c'è anche un grave problema di Uncanny Valley, no? Questo strano personaggio che un po' è umano, un po' è un animale, un po' fa schifo e imbrezzo. E quindi è un po' un problema. È un po' il nostro Ugly Sonic. Sì, vero, il nostro Ugly Sonic.
è molto vero quello che appunto dicevamo rispetto al fatto che lì dove il personaggio riesce a stratificarsi così tanto e quindi prende vita, lo stile è meno una, certo, una infatti diciamo Batman diventa ha solo avuto... un'iterazione di quel personaggio, non è più un adattamento specifico. Batman ha avuto vari adattamenti, tutti con uno stile diverso, per quanto Gotham ha il suo modo, certo, però alcuni più alla luce del sole di altri, alcuni più bui di altri, alcuni più incazzati inquietanti anche di altri, più incazzati, più così, però diciamo che tutto sommato quando ci sintonizziamo con Batman ci sintonizziamo con Batman, diciamo, sì, con penso quella, che più di Batman addirittura Joker ha avuto una quantità infinita e completamente diversa proprio di adattamento, proprio perché tanto lì è importante quello che c'è nel cuore del adesso avremo un musical, ma non so se hai sentito la notizia. Non l'hai sentita? Io credo che... Hai sentito la notizia, Tommaso? Tommaso dice questa cosa e poi diciamo finisci la notizia. Tu credi no, che supereroi? Nick Snyder direbbe questa cosa del genere del supereroe. Il supereroe ha un problema. Il supereroe è distaccato dalla società. Cioè non appartiene più all'umanità, comunque. Quindi Batman, per quanto tu possa dire è umano e supereroe, non appartiene più all'umanità. Per cui l'identificazione con Batman non avviene. Cioè non è che tu quando guardi un film di Batman dici ah no sì mannaggia mi trovassi io in quei panni ogni volta farei. Io devo avere a che fare con la mia, ed è con qui, la mia azienda multimilionaria ed è qui che entra che in gioco giochiamo. Spider-Man, esatto, nella storia del fumetto, perché Spider-Man è il primo supereroe con problemi reali, perché alla fine è stato quella la chiave, anche a livello di disegno quando poi dovevano disegnarlo per la prima volta inizialmente non ha le ragnatele sotto le ascelle, no, però inizialmente volevano disegnarlo un po' stile Superman, no, come approccio, poi invece quando l'ha fatto Ditko l'ha rappresentato in maniera un po' più cupa, un po' più tutto mascherato, perché può essere ognuno di noi. Poi sotto la maschera c'è Peter Parker, che di base c'è il problema che non arriva a fine mese, la zia ogni tanto gli abbiamo un collasso, sono sullo stesso piano, cioè lui deve salvare il mondo però deve anche pagare le bollette, scavarsi la scuola e via dicendo, questa cosa ce lo rende, ci favorisce l'identificazione, non quel morso non lo rende fuori diciamo dall'essere umano. Esatto. In qualche modo, ma infatti, mentre ma infatti, per tutti gli altri il problema di Batman è che è ricco e quindi nessuno ci si identifica a parte magari altri ricchi. Quindi magari che so, Gianluca Vacchi si identifica con Batman. Ma infatti Batman è un film che viaggia sempre molto sul proprio sul tema, nel senso quest'ultimo poggia tantissimo sul tema della vendetta, cioè è proprio quello il punto di Batman, ha bisogno di... Per esempio il Batman Begins, che secondo me è uno degli script più belli che siano mai stati scritti su Batman, è tutta una riflessione sulla paura, ed è quella, sì, la roba importante. Infatti il terzo, che non ha riflessione su niente, fa cagare. Però vedi come quella cosa... Sono le origin stories, poi sono, ci danno sempre il polso di quanto ci possiamo immedesimare. Per quanto sulla tematica riusciamo a immedesimarci, è difficile anche sull'origin story di Batman dire... No, certo. Come cioè no, la volta Joker, che mi hanno sparato mentre... entrambi i genitori. Ma ero super ricco e c'avevo la Batcaverna. Cioè, mentre invece in qualche modo Joker, per esempio, perché è uno dei motivi per cui nelle sue varie iterazioni delle varie storyline, diciamo, che hanno portato alla invenzione di Joker, però Joker è sempre stato in qualche modo un personaggio più simile, sì, a un essere umano che, quest'ultima che versione la... secondo me particolarmente hanno fatto un lavoro di adattamento verso l'immedesimazione della persona, sì, perché di base è proprio trattato come la società che umilia e distrugge l'uomo medio, e potenzialmente è il motivo per cui poi anche poteva essere anche non Joker. Ma sì, ma infatti addirittura il finale del film implica che di fatto quello potenzialmente non è neanche Joker, sì, no, è esatto, semplicemente un matto che crede da di cui poi Joker ha anche magari questa ispirazione, esatto, per il futuro. Dicevamo, Mauro Zingarelli per una volta tanto non è aggiornato sulle novità del mondo cinematografico. Todd Phillips ha rilasciato tempo fa la copertina e la foto della sceneggiatura del nuovo Joker, che si chiama Follia 2. Sì, che si pronuncia, sì, Follia 2. Follia 2. Molto Follia 2. Ah, Follia 2. E adesso hanno detto che Lady Gaga, a Lady Gaga è stato offerto il ruolo di Bo,
che no, pensiamo tutti sia Harley Quinn, perché sarà un musical. Sì. Hanno detto che sarà un musical. Voglio leggere questa notizia. Se fosse un musical, io vi dico, sarei contento, perché vuol dire che è un vero esperimento e fa roba figa e non è l'ennesimo tentativo di monetizzare un primo film che è andato bene. Quindi andiamo avanti intanto mentre Mauro cerca. Io però volevo dire un'ultima cosa riguardo Joker. Io sono molto in disaccordo con voi, perché secondo me Joker è uno degli adattamenti più fichi di un fumetto, ma rimane un film di un fumetto. Il Joker, l'ultimo, quello di Phoenix. Possiamo andare in guerra. No, lo sai perché? Sono pronto ad andare in guerra contro di te. No, no, vabbè. Sai che lo sai che forse io faccio il compagno d'armi di Mauro. Forse Tommaso, anche tu da Cuba ci mandi. No, 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 però aspetta, ti voglio spiegare. La paglia dei porci da Slim Dog. Ti voglio spiegare perché. Perché no, no, ma spiega però. Forse Joker ha dato la dimostrazione che un film non deve essere obbligatoriamente fedele in tutto e per tutto al fumetto, ma può essere fedele al personaggio. Quando io vedo il Joker, abbiamo perso Tommaso. Aspetta che torniamo alla versione da soli. Quando abbiamo visto, quando ho visto Joker, a partire dalla sigla, no, non capisco niente. Quando ho visto la versione, questa versione di Joker, adesso è tornato? No, non è tornato. Quando ho visto la versione di Joker, dicevo, comunque ci ho visto un grandissimo rispetto per il personaggio, e ho visto che in ogni cosa che faceva il personaggio c'era una grandissima citazione a quello che era la storia decennale di quel personaggio lì. Poi, naturalmente, certo, però un adattamento estremamente terreno e tutto quello che volete voi, però secondo me è quello che magari per molti a molti non ha fatto apprezzare questo film. L'essenza di Joker per me è estremamente mantenuta, sì, in questo ma film. L'essenza, ok, però l'essenza di Joker è grandissima stronzata. No, l'essenza di Joker alla fine della questione è una persona folle, la cui follia è arrivata perché magari molto particolare, incompreso, e quindi poi si vendica sulla società. Il problema è che hanno eliminato tutte quelle parti che lo rendevano fumetto, cioè tutta la questione dell'acido, Batman, tutta in la generale, Batman, il fatto che contro di lui ci sia Batman. Hanno eliminato qualunque elemento che te lo potesse rendere fumettistico. È semplicemente la storia di un matto che alla fine ha la fissa con i pagliacci. E va benissimo, io la sto dicendo che non sia problematico, che sia problematico, è bellissimo, semplicemente non penso sia in nessun modo, se tu lo vedi isolato e non sai che dietro c'è un fumetto... Dice, ah, ok, questo è un film. Si fosse chiamato l'uomo che... Joker, è tanto Joker quanto lo è Taxi Driver. No, infatti, si fosse chiamato l'uomo che ride, tra l'altro, come no, però esatto, senza dire Joker. Non che io conosca Todd Phillips, ma ho letto tante interviste. In una di queste, spiega come è arrivata la genesi dell'idea, ovvero lui era fuori dall'anteprima del suo ultimo film, che è, non mi ricordo come si chiama, quello con Jonah Hill. Esattamente così, I truffatori, è un bellissimo film, bel tra film, l'altro. Perché c'è Anna de Armas. No, perché è un bel film in realtà, perché l'hanno pubblicizzato come Una notte da leoni, ma in realtà è un film molto più profondo. Beh, non è quello delle armi? War Dogs, esatto. Sì. Mm-hmm. Molto bello. Bellissimo. E tra l'altro lui esce dall'anteprima e dice, beh, non se lo sta vedendo nessuno. Vede davanti a lui, non ricordo se era New York o Los Angeles, questo gigantesco poster di non so che film dei fumetti. Lui chiama il suo produttore e dice, senti, io ho un'idea. C'ho voglia di fare un film anni 70 su un personaggio, però lo mascheriamo da film dei supereroi. Fatta, vai. Comprata, quindi in realtà era proprio nelle sue intenzioni fare. E adesso vuole fare Moulin Rouge, ma lo mascheriamo da film da supereroi. Scusatemi, posso però fare un chiarimento su questa, poi andiamo avanti, perché questa è la puntata del venerdì. L'articolo dell'Hollywood Reporter dice che sono fonti interne che dicono che Lady Gaga è non ha già firmato. Prime chiacchiere. Prime chiacchiere firmare. Sì. Dopodiché, sempre queste fonti interne dicono che forse il film potrebbe essere un musical. Che io sarei in fissa totale. Per carità, però è molto diverso da il nuovo Joker sarà un musical. E Lady Gaga sarà Harley Quinn. Ma è uscito, è una notizia molto diversa. Mezz'ora fa sta roba. Sì. Quindi Harley Quinn, tra l'altro, è stato il nostro modo di farci rubare la nostra più grande IP italiana. Ovvero? Cioè Raffaella Carrà. Dante scrive nella Divina Commedia che c'è questo demone
che è a capo della masnada infernale, che si chiama Alichino, da Alichino poi deriva Arlecchino, da Arlecchino deriva Harley Quinn. Quindi è Arlecchino con le zinne, dici tu. Beh sì, siamo proprio fatti fottere il personaggio di Arlecchino. Sarebbe stato il nostro Joker se avessimo avuto un'industria di fumetto. Ma sai che l'altro che giorno andando al Comic Con, che quest'anno la Pulcinella che era in versione Pulcinella in versione supereroe, era diciamo la mascotte di quest'anno, stava sul cartone. Ho pensato quanto sarebbe figo un universo cinematico italiano sulle maschere del carnevale. Arlecchino era inquietante. Arlecchino era inquietantissimo, uccideva le persone con quella mazza che aveva. Sì. Ma ora che tutti quanti hanno una backstory inquietante, qui sarebbe una figata. Sì, sì. Tommaso, poi ti mando fattura. Ti ho mandato un'idea per un... domanda che vi lancio lì così. Quando arriva la pizza? Quando no, arriva la pizza non arriverà mai. Vi prego, purtroppo, ragazzi, credo. Un voglio di pizza pure io adesso. Vi prego. E qui è difficile. Perché Gianni l'ha mandati a noi? No, non capisco, mi sto offendendo. Sì, no, so. Però posso dire che la paghiamo sempre noi. Ce la mandano, ma me la mandano, ma la pagate voi. Ah, ok, allora no, non sono più invidioso. Perché quando si parla di cinecomic si pensa solo ai supereroi? Questa apre un capitolo per me, nel senso che è relativo a un'altra cosa, la mia tesi, ovvero il fatto che cinecomic è un genere che non si... che non, è non significa semplicemente film tratto dai fumetti. Ok, che significa? Cioè, nel senso, per me il cinecomic può non essere necessariamente tratto da un fumetto, perché è come gli spaghetti western, che non sono semplicemente i film western fatti in Italia, ma sono dei film western che rispettano tutta una serie di archetipi. Quindi poi uno spaghetti western lo puoi fare quindi in Spagna. Quindi tipo un cinecomic che non è tratto da un fumetto? Per dirne una molto banale vicino da noi, lo chiamavano Gicropò. Sì. Ok, è uno stile, è uno stretch quello che sto facendo, sì, però sì. Nel senso anche Brightburn, che però è anche sull'horror, però rimane secondo me un cinecomic, cioè c'è una serie di, come perché dire, dal di film potrebbero darci un fumetto nella tua testa. No, perché rispetta, perché per me il genere si viene a formare quando ci sono una serie di canoni, una serie di cliché, una serie di mura nelle quali costruire la propria storia. E per me, per esempio, V per Vendetta non è un cinecomic. V per Vendetta è un cinecomic che fa cacare. Nicola DC, forse sarai bannato. Mi piace, posso dirti, posso farti cacare questa piccola correzione rispetto a quello che hai detto. È giustissimo. E infatti io è scritto nella tua tesi. Sì, e non si definisce genere, ma si definisce stile, che è una cosa differente. No, perché c'era proprio questa definizione, adesso non me la ricordo, andavo veramente a prendere la tesi, no, però la definizione di stile. No. La versione della tesi di Gianni nascosta in ogni stanza della tesi. in ogni stanza che lui frequenta, è come Brad Pitt sui set che mangia. Della tesi di Gianni sono 1200 pagine. Madonna. Director Scott suo. Madonna. Quindi però è uno stile, nel senso che volevo dirti che appunto rispetta determinate caratteristiche. Sì, ripeto, per me può anche essere un genere, come lo è un genere gli spaghetti western, cioè è un tipo specifico di storia con un tipo specifico, cioè è, tutti quanti i cinefumetti, bene o male, soprattutto quelli recenti, hanno un andamento quasi matematico, che sì, è quello sì, per cui sì. Poi sono quelli delle origin story sicuramente. Esatto, ma così come c'è sempre il mega raggio laser che sta per distruggere il mondo alla fine, quella è tutta una roba abbastanza. Però quelle sono le caratteristiche del comic. Cioè, la cosa interessante è che nel caso del fumetto si fa una specie, si tende sempre a fargli un recinto intorno, cioè nessuno direbbe che un film tratto da un libro. No, ma infatti sono d'accordo, per quello dicevo che per me V per Vendetta non è un cinecomic, perché V per Vendetta è semplicemente un film tratto da un fumetto, ma non ha le caratteristiche, così come La vita d'Elle non è un cinecomic, perché nel senso, nonostante sia tratto da un fumetto, non è un cinecomic, così come 300 secondo me non è un cinecomic, cioè sono sì film tratti dai fumetti, ma... come dice Tommaso, è l'equivalente di un film tratto da un libro, non è che si chiama cinebook solo perché è tratto da un libro. Certo. Per quella è la mia questione. Ok, quindi di base tu non ne fai una questione di supereroi, non supereroi, no, ma fai una questione di stilema narrativo. Sì,
di cliché di una serie di cose. Sì, perché sennò è come dire il film di supereroi, che è un genere, certo. Esiste, e allora quello ha sicuramente delle caratteristiche ricorrenti, diciamo. Ma il film del cinecomic può essere, appunto, abbiamo detto, anche un film tratto da. Certo, Gianni, tu che ci hai fatto la tesi. Sì. C'è un Gianni ha fatto una tesi sul cinema. Sì, sì, no, è una roba che non sa neanche. Il relatore perché si chiamava Tommaso Renzoni. Un po' non rispondeva sempre alle mail. Esatto. No, non rispondeva sempre alle mail. Ma il termine cinecomic quanto è stato utilizzato per la volta che tu scusami, il termine cinecomic. Il termine cinecomic, se non sbaglio, risale agli anni 2000. Perché io sento con Spider-Man recente. Perché in realtà la cosa interessante è che prima forse non c'era questa vera e propria definizione, anche perché prima non è che c'erano così tanti adattamenti dei fumetti, c'erano Superman, Batman e qualche cosa un po' vecchia di Spider-Man, tra cui i cartoni animati. Ho fatto una lista dei film tratti dei fumetti che non ti aspetti. Però davvero? Ti posso dire, secondo ma me, mi sa che l'avevo messa anche nel link che secondo me nasce tutta questa discussione da il Spider. Sistema Marvel, sì, secondo sì, me sì. Non da Spider, da Iron Man, cioè quando no prima secondo no sì, Spider-Man però, sì però secondo me Spider-Man. Il momento in cui è stato messo a sistema questo tipo di roba è con la Marvel, che ha capito che doveva farlo e che poteva farlo, e da lì ha preso piede la questione proprio cinecomic, elemento trainante di un business, di un tipo, scusate, un The Mask, mi sono appena ricordato, è tratto sì. Da un fumetto. Cioè, The Mask è un cinecomic. Sì, 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 The Mask. No, non sì. Lo è neanche nel più lontano. No, nessuno penserebbe che lo fosse se non glielo dicessi. Ma anche quanti condizionali che hai usato. Però è tutti giusti. Bravo, bravo. Ma in realtà la cosa, secondo me, che ha smosso proprio il mondo dell'intrattenimento. Men in Black è tratto da un fumetto. Non lo sapevo. Sì, sì. Io ce l'ho pure qualche fumetto di Men in Black. La cosa particolare di Spider-Man, del primo Spider-Man di Raimi, è che a differenza di X-Men, se tu vedi X-Men, è comunque un tipo di narrazione molto matura sì. Rispetto a quello che fa. Lo Spider-Man di Raimi ha la particolarità di essere un vero e proprio cinecomic fatto e finito, perché proprio come il fumetto, e ritorniamo a quello che dicevo prima io, riesce ad inglobare più fasce d'età. E quindi... è un messaggio che ti arriva diretto se hai una determinata età, diretto in un'altra un altro verso però se hai un'altra età e così vale via. Per tutti questo, quanti. No, per le cose fatte bene. Sì, no, per le cose fatte bene, credo sì. Credo valga per tutti. No, però ti dico, Spider-Man si rivolge prima di tutto a un pubblico per ragazzi. X-Men già un po' meno. Prova a rivedere il primo X-Men di Bryan Singer, se lo vedi, forse è un pubblico di ragazzi, così come l'Hulk di Ang Lee. È un film che non stiamo ancora parlando di film fatti bene contro vabbè, film fatti vabbè, male. Vabbè. È sempre X-Men, quello però il primo X-Men, zio. Non è fatto male. Non è fatto male. Ah, ok. Però anche lo Spider-Man di Raimi. No, ma infatti non io la mia obiezione era il Hulk di Ang Lee. Ah, ok, che... vabbè. No, però per intenderci. È un film di merda. Scusa, erano non me ne volessi Ang Lee, però povero Ang Lee. È offeso. È proprio quello che passa, no, da fumetto a fumetto, da scena a scena, con freeze frame, panel di fumetti, giro, rientra, una roba incredibile. Ma poi lui ammazza gli Ulcani. Gli Ulcani, ammazza. Ma di cosa stiamo, giusto. Scusate. No. Molto meglio l'Hulk di Lou Ferrigno, per quanto sì, sì. Che poi, tra parentesi, non so se lo sapete, Lou Ferrigno fa sempre un cameo nei film di Hulk. C'è sempre. Lou Ferrigno interpreta She-Hulk, in realtà. Le scene, non è CGI quello. Ferrigno. Solo col volto, esatto, nella, di Kamala Harris. Kamala Khan è Miss Marvel, sì. Che però potrebbe essere incredibilmente pazzesco come questione. She-Hulk, il sequel di She-Hulk è lei che diventa presidente degli Stati Uniti. She-Hulk Vice President of the United States. Che pesta Trump, sarebbe pazzesco. Vabbè, stiamo uscendo un po' però faccia. Capito che cosa dico io? Cioè, Spider-Man è stato forse il primo film che è riuscito a concretizzare perfettamente la commissione tra un buon adattamento e la vera e propria essenza del film tratto da un fumetto, del fumetto. E quindi da lì che nasce proprio il termine cinecomic, come oggi lo intendiamo almeno. Chissà. E quindi di base il problema è che hanno preso piede a livello di industria con la roba tratta da sostanzialmente poi Marvel e DC. Mm-hmm, e quindi sì. Il cinecomic è diventato questa etichetta che si preferisce appioppare ai film per quasi dire speriamo che va bene perché la gente pensa che è un cinecomic,
come è successo con Joker. Però chiamo in causa Tommaso, che ha da poco ha avuto l'infame compito di dover adattare uno dei più famosi film cult italiani. Torna sempre lì, Mauro. Nella vita, esatto. Torna sempre lì, qualunque puntata. Ma hai fatto 6 film quest'anno? No, però solo te ne voglio parlare perché in realtà è una questione che ogni secondo volta. Corsi e ricorsi storici, nel senso che, scusami Tommaso, mi ti dovevo chiamare, ma non ho detto cosa, no, quindi solo chissà, bene, solo bene, chissà. Bene. E corsi Roberto e ricorsi Saviano di Roberto. È così, infatti adesso Tommaso è lì perché è sotto scorta. Sì, sì, in realtà è l'unico posto in cui non mi arrivano minacce di morte. No, la questione è che corsi e ricorsi storici alcuni dimenticano, o in realtà forse non sanno perché non erano vivi negli anni 70, che Tommaso no che in realtà anche il genere del western all'italiana e quindi poi dei come dire fagioli e salsicce di quel genere lì è diventato, cioè noi ci ricordiamo solamente i film migliori che ci sono arrivati, ma all'epoca era un'epidemia di film che erano tutti brutti, perché ce n'erano certo. Tanti, estremamente formulaici. Esatto. Sì. Che erano tedeschi, erano due... Ma questo penso sia... Facevano il genere lì sempre, che poi derivava dal, come dire, era l'unione di due grandi generi, cioè come dire, il poliziottesco più... Lo spaghetti western. Nel momento in cui io credo anche personalmente col boom dei divorzi e quindi con i padri che volevano portare i figli a vedere i film di menare, come si suol dire, però che fossero disponibili certo. Anche per in co-viewing, si direbbe oggi. Con anche un po' Tezzinna che male non faceva. Esatto, nascono, come dire, questa cinematografia che unisce un pochino Charlie Chaplin a western, cioè come dire, Staglio e Olio, ecco, a western e a poliziotteschi, quindi ci sono i gangster, ci sono i pistoleri, però ci sono anche in fondo due eroi fatti di gomma che non si possono fare male, non possono sanguinare mai, non c'è mai una goccia di sangue, una scena di sesso, qualcosa mi ricorda qualcosa. Quindi io credo che sia nel senso, è vero, mi ricorda un po' la struttura Marvel. Moderna del cinecomic, ma diciamo solo Marvel, proprio in generale quelli del cinecomic DC blockbuster sanguinano, come sì, ci tiene a dire Batman. Ci sono alcune regole che però sono Aquaman e Shazam sono infatti. Io però adesso chiedono sì. Il poliziottesco, sì, il poliziottesco che è un genere, un sottogenere, che non è il poliziesco, il poliziottesco che è come lo spaghetti western, è un sottogenere esatto. Del western, diciamo, o un genere di western. Il poliziottesco è un come aspetta Milano chiama Roma risponde, Milano odia, la polizia non può sparare, sì, tutti questi titoli pazzeschi. Milano chiama, figa risponde. No. Comunque, secondo me quello che tu dici è l'effetto gravidanza, cioè che quando poi trovi una cosa bella, dopo tot anni, ti scordi il dolore che hai provato, certo. Di tutta la merda che hai visto, e ti ricordi solo i bei momenti. Secondo me è il problema che noi viviamo oggi. Ma tu che ne sai, che non sei mai stato incinto? No, me l'hanno raccontato varie donne incinte che hanno fatto più figli e mi hanno detto, io farei... Smettetela di confidarvi con Marco Cioni, basta! Hanno detto... Un altro figlio, il dolore del parto. Esatto, perché dice un altro figlio lo fai solo perché parzialmente ti scordi quello che hai passato. Perché l'ossitocina ti fa dimenticare il dolore. No? E secondo me quello è il problema che stiamo vivendo oggi, è che mentre ai tempi di Totò, che faceva uscire una quantità di film innumerevoli, e l'80% erano cieco, veniva interpretato per metà da un'altra persona e si doppiava. E per l'80% erano film brutti. Poi ovviamente tutti quanti si guardano solo quelli belli perché sono quelli che tutti hanno visto. Invece oggi noi abbiamo questo incredibile strumento chiamato social media, per cui qualunque cosa esce c'ha i suoi 5 minuti di faro puntato sopra e resterà per sempre nella storia che il Joker di Jared Leto era una merda. Capito? Altrimenti se non ci fossero stati i social, se lo sarebbe già dimenticato il social del Joker, no, di come Morbius. È più che altro che diamo importanza a chi dice, cioè, si crea questa condizione per cui sia importante quello che la gente pensa, che è un errore di postura incredibile, cioè nel senso che alla fine se ci pensi l'adattamento appunto è Jared Leto è un Joker di merda, vabbè,
è un Joker, non ti è piaciuto, l'anno dopo ne esce un altro. Poi bisogna anche dire, cioè, che Jared Leto ci si impegna in maniera importante per far cagare. Vabbè, hanno provato una cosa diversa, hanno provato. A me piaceva il design. Morbius considera è un io ho visto un trailer, ho già detto questo è un film del 2002. Ma c'è una campagna, ragazzi. Morbius, quel trailer ho pensato, faccio solo manca Wesley Snipes che esatto. Ragazzi, vi faccio capire un attimo come è andato Morbius, perché a me questa cosa fa morire dell'epoca dell'internet. È uscito Morbius era talmente brutto che la comunità di internet si era già attrezzata per dire che era brutto, e quindi, come fa l'umorismo di internet, ha fatto il giro subito e si è creato un enorme movimento di meme che dicevano che Morbius era bellissimo, la cui battuta era: Morbius è meglio di Goodfellas, Morbius ha fatto un morbilione di dollari. Però questo perché, ti ricordi? C'è stata tutta una serie di questioni legate al fatto che praticamente Morbius trollavano. Esatto, era praticamente proprio un giro intorno nel quale il punto non è Morbius è brutto, no, Morbius è il migliore dei migliori, molto meglio del Signore degli Anelli. Esatto, e questa cosa è andata avanti per un tot. Ora la Sony, il film esce, fa schifo, si crea questo movimento di meme, la Sony dice: c'è un sacco di gente a cui piace Morbius, facciamolo riuscire al cinema. Due settimane fa Morbius riesce al cinema e non lo va a vedere nessuno. $80 a sala per mille per ha mille fatto sale. $300,000, che insomma è una roba che non ha nessun senso, perché la Sony, quindi chi legge l'internet della Sony a 60 anni non capisce i meme. Non ha capito che era ironico, e che quindi la gente adesso ha scritto: fatelo uscire di nuovo, non ce ne siamo accorti, vi prego. Penso se riesce, che bello. Cioè, esce una volta ogni 6 mesi in casa $300,000 tra 20 anni e una roba pazzesca questa roba di Morbius e i meme. Cioè, ragazzi, i meme sono riusciti a convincere la Sony a far riuscire film al cinema. Io però volevo dire questa cosa, visto che stiamo parlando di stilema ricorrente, narrativo. Sì. E adesso devo citarla la mia tesi. Adesso la devo fare. No, non l'ho mai fatta. No, No, sono d'accordo, l'avete fatto voi. Non l'ha mai fatto Gianni. In realtà i supereroi fanno parte di quello che Joseph Campbell chiama il monomito classico. Aia, già sei, Strike 2, mi manca dopo di questo, mi manca solo perché l'ho studiato. Ma Mauro Zingarelli non è abbonato al canale di Slim Dogs, vede la pubblicità. È abbonato al suo. In realtà penso manco il mio, mi rompo le palle. Sì, dai soldi da solo. Vabbè, comunque, per Campbell, che era uno studioso, in realtà più che della sceneggiatura cinematografica, era uno studioso, aveva analizzato il fatto che il concetto di eroe è qualcosa di estremamente antico, che fa parte della cultura degli esseri umani quasi da sempre. Se, e in questo vi faccio gli esempi, se noi pensiamo agli eroi greci o gli eroi latini, ma anche agli eroi medievali, possiamo trovare dei corrispettivi negli eroi moderni. Achille e Superman. Qui tu dici l'Iliade era il Marvel Cinematic Universe. Guarda che se ci pensi, però Iliade, Odissea, cioè sono tutte quanti le fasi del Omero Cinematic Universe. Omero Cinematic Universe. Però su questo mi sento di dissentire, sul fatto che ogni sua epoca ha il suo Cinematic Universe. Ripeto, l'abbiamo appena detto. Sì, però detto che anche Bud Spencer e Terence Hill meno di l'Ilia dell'Odissea, però. Cioè lì è proprio esseri sovraumani, esplicitamente sovrumani, perché divini che salvaguardano il destino di noi poveri stronzi. C'è tutto ciò che è la narrazione mitologica alla fine, che è anche mito. Poi infatti per questo si chiama monomito. L'ha detto? Campbell, Joseph Campbell, che non è quello della zuppa, si chiama Joseph Campbell. È una sintesi, una formalizzazione di un'unica struttura mitologica che appartiene a tutte le culture della Terra, diciamo. È così. Cioè, ma io, figurati. Perché effettivamente c'è il Bhagavad Gita, in India ci sono una serie di mitologie, che poi è l'inconscio collettivo, cioè sostanzialmente quello che succede ai supereroi della Marvel ci risuona, perché fa parte delle trasformazioni che subivano gli eroi dell'età classica, perché sono le trasformazioni
che intimamente, come dire, cioè mi arrabbio, divento super forte, una creatura che però è anche pericolosa, vado in modalità berserk, oppure come dire, divento un animale pericoloso, o un licantropo, o un Hulk, sono tutte quante, come dire, Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Abbiamo fatto magari un giro intorno, nel senso che comunque siamo partiti in un'epoca in cui facevamo i miti, perché comunque i Colossal degli anni 50 e 60 erano legati a quello, erano i grandi Colossal dell'epoca, e siamo magari passati per un periodo nel quale abbiamo reso più interiori il famoso viaggio dell'eroe, insomma tutte le questioni più umane, l'abbiamo rese più umane, e adesso stiamo di nuovo in una fase nella quale rirendiamo esplicito tutto ciò, quindi rirendiamo esplicito il come dicevi tu, Tommaso, no? L'uomo che si arrabbia e diventa effettivamente più forte, invece che una roba interna del personaggio. Cioè, magari... Beh, guarda, in realtà, siccome questa cosa, il motivo per cui esistono la mitologia è perché è la psicoterapia, cioè come dire, quello che si vuol dire quando si parla del berserk, di Hulk, così, è che dentro di noi c'è, come dire, una parte mostruosa che può uscire quando abbassiamo la guardia. Quindi la mitologia degli antichi era un modo per fare psicoterapia, e i simboli che utilizzavano per raccontare e raccontarsi quello che, perché si dice, no, tutte quante le storie hanno l'eroe che va da una parte, entra in un mondo straordinario, no? Arriva nel profondo e torna indietro cambiato, perché in fondo quello è la metafora del nostro entrare nel nostro inconscio, trovare le risposte che cerchiamo e uscirne, come dire, dopo un sacrificio personale. Questo più o meno appartiene a tutti quanti gli eroi mitologici, e appartiene anche a Batman Begins o alla storia comunque, diciamo, della formazione di ogni supereroe, diciamo, in qualche modo. Abbiamo, come dici tu, questa roba è relativa a una questione di psicanalisi, no? Ed lo è sempre stata, cioè, come dici tu, è sempre stata una maniera per rappresentare questa cosa in questa maniera. Quando recentemente però abbiamo preso questi archetipi che sono i supereroi, li abbiamo inseriti nel contesto dei blockbuster americani, che richiedono quindi scene estremamente spettacolari e una serie di attenzione data a quelli che si chiamano set pieces in gergo, ovvero le grosse sequenze che coinvolgono set molto grandi. È questo che ho detto, no? Un film, un blockbusterone solitamente tipo Fast and Furious, viene elaborato prima per set pieces, cioè si fa l'elenco delle cose che devono succedere, poi si dà in mano a un povero sceneggiatore come Tommaso Renzoni e gli dice: senti, mi tiri fuori una stronzata che unisce queste scene spettacolari, un motivo per cui i personaggi dovrebbero saltare da qui a qui a qui a qui per 2 ore, me la trovi tu. Ora, il discorso è che io sento che, per quanto ci siano questi archetipi psicologici, pian piano stanno sempre venendo cacciati a calci fuori. Perché hai detto una cosa giusta, è la differenza che c'è tra segno e simbolo. Cioè, il segno è, pensate al segnale stradale, no? Quello a cui che vuol dire è scritto lì. No, il segno punta a qualcosa di preciso. Tu vedi il segnale con la freccia che punta di qua, che vuol dire freccia che punta di qua. Il simbolo è un'immagine che punta a qualcosa che è dentro di noi. Allora, il supereroe Hulk è un simbolo, nel senso che punta a qualcosa che è dentro ognuno di noi. Se tu fai diventare il supereroe o il fumetto un segno, cioè qualcosa che punta solo a se stesso, in qualche modo, che non vuol dire più nulla, non so, Capitan America parla di un'intera devozione alla patria, alla società, cioè, come dire, a cosa si può arrivare per inseguire certi ideali e di un'epoca anche, ovviamente, quella in cui nasce quel tipo di archetipo, o meglio, in cui emerge. Capitan America altro non è che Achille. Cioè, vuol dire, è esattamente la stessa roba, è stato immerso in una cosa, cioè, l'eroe prescelto della sua patria in una guerra, no? Quindi in qualche modo parla del, come dire, puntano allo stesso simbolo interno. Se noi lo svuotiamo di tutto e lo trasformiamo soltanto in uno che ha quel costume lì, o uno che deve fare quindi quella mossa lì lanciando lo scudo in quel modo, oppure scontrarsi contro, abbiamo eliminato il pathos del perché ci interessa se Capitan America ce la fa o no. Perché ci interessa se Achille ce la fa o no?
perché chiaramente Achille rappresenta un altro tipo di mitologia, no? Un simbolo, cioè rappresenta una parte interna che abbiamo, che non sappiamo, con cui non sappiamo relazionarci, la parte che come gli antagonisti rappresentano le parti invece negative, gli eroi rappresentano parti positive estremizzate, e in qualche modo Joker va contro la società, Batman protegge la società, ordine e caos ce l'abbiamo dentro e le tiriamo fuori. Se diventano dei segni perdiamo un po' il, come dire, il senso di quello che stiamo raccontando, ed è soltanto spettacolarizzazione. Intanto in chat c'è qualcuno che è sconvolto dal fatto che quindi Bucky poi sarebbe Patroclo, quindi, sì, anche perché quasi scopano. No, però è così, ragazzi, cioè c'è una bromance. Ma è così in origine, c'è sì, una bromance. Comunque quella roba dicevi tu dei set pieces, in realtà non è così lontana anche nella mitologia quella classica. C'era comunque la Disney? No, non c'era la Disney, ma c'era la necessità di, quando hanno scritto l'Eneide, è stata commissionata dicendo: frate, io ho bisogno, Aurelio, giusto? No, era Augusto. Augusto diceva: io ho bisogno di avere delle origini divine. Quindi, frate, riparti dall'Iliade, che è una roba, è un EP che già va, che funzionava. La ritiriamo in mezzo, e poi però ci devi mettere in mezzo, devi mettere in mezzo un momento qua che loro prendono una nave e vanno da Troia a Lavinio, un momento qua a Lavinio, perché la cosa è tipo, cioè anche se vai sulle, capito, è uno spin-off, sì, esatto, perché quindi, quella roba, vi ricordate quel personaggio, esatto, dai produttori dell'Iliade? Sì, esatto, guarda che sarebbe da fare, cioè devi fare i trailer dell'Iliade, l'Eneide è quello. Però un disco, adesso a parte gli scherzi, ti vengo dietro nella tua, nel tuo esempio, però un discorso è dare all'opera un obiettivo tematico commerciale, puramente commerciale. Aspetta, quello è, di Aurelio è commerciale, Augusto, sì, è commerciale, non nel senso che deve guadagnare soldi, è commerciale nel senso che deve portare avanti un, non è come, cioè, è propagandistico, che è diverso. Vabbè, però, però è diverso perché propagandistico vuol dire che deve trasmettere un determinato messaggio. Commerciale significa che non me ne frega niente qual è il messaggio che trasmette, l'importante è che fa dei soldi. Però all'epoca non è che lo vendevano per essere eletto, però il punto è deve diversa. Essere eletto, perché sennò la gente non sa che io sono divino. Però a questo punto ti faccio questa domanda, scusami. Ti prego. Secondo te, quindi, il successo dei cinecomic da che cosa è derivato? Cioè, se siamo tutti stupidi, no, vogliamo solo vedere questa roba qui. E soprattutto, come dice Andrea Gobbat, non so se cinecomics sono un genere, ma sicuramente hanno rotto il cazzo. Io la metto come domanda, lui la mette come affermazione. Io penso che tutti quanti i generi a un certo punto rompano il cazzo, ed è, secondo me, il punto non è che siamo stupidi. Io non sono un grande fan della teoria del fatto che i bei film di una volta. Secondo me noi facciamo sempre questa cosa perché chi guadagna i soldi non mi sembra. Noi, ecco, Tommaso, tu che sei, come dire, già più dentro l'industria, c'è quest'idea che i produttori abbiano la sfera di cristallo, in realtà sparano a caso, e ci sono alcuni più bravi sicuramente. Beh, certo, non è che sono, come dire, non è che nessuno ha la sfera di cristallo, esatto, quindi alcuni hanno la sensazione, la percezione, ma guarda l'esempio di Altrimenti ci arrabbiamo, tanto ormai l'abbiamo però quello è un esempio buono sul concetto di sfera di cristallo, perché quando è nata, io sono arrivato già a soggetto, quindi pigliatevela con gli altri, però quando trovate il link MTP in descrizione, esatto, se volete andare a vedere in descrizione, chi l'ha scritto, anche gli indirizzi di casa delle altre persone. No, dico, però quando sono arrivato, in realtà a me è piaciuta l'idea di fare questa operazione, perché se tu certe IP, appunto, non le svecchi e non provi a rigenerare, ogni tanto muoiono, rimangono lì e si perdono, come dire, il racconto orale è così, il cinema è un po' una cosa simile, ogni tanto devi svegliarla. Quindi il concetto è che il produttore pensa: ma in fondo di questi tempi, perché no, visto che c'è stata una pandemia e si è tornati a stare tutti davanti alla stessa televisione, e quelli erano dei film che si vedevano tutti insieme, hanno formato una generazione, e ora i padri sono quelli che hanno un'età compatibile con quelli che erano i figli quando c'erano quei film. Quindi sulla carta, se ci pensi, è un'operazione assolutamente super safe, cioè faccio un omaggio, non faccio neanche una cosa che, come dire, che
è un remake to court che non posso fare senza avere quegli attori lì. Lo faccio raccontandolo alle persone che erano figli e che ora sono padri e che stanno in casa a vedere i film con i figli, che prima non era una cosa che si faceva con la stessa frequenza. Cosa può andare storto? Mandarlo al cinema, ad esempio, se vuoi che sia in casa. No, allora, capito, è questo. Quello che volevo dire io però è che il punto è che, secondo me, opinione personale, ovviamente il miglior tipo di cinema commerciale, anzi non commerciale, popolare, funziona quando c'è un buon connubio tra un produttore che sa quello che fa e un autore, degli autori, tra sceneggiatori, registi e tutto il resto delle persone che lavorano a un film, a cui viene lasciata la libertà di fare quello che sanno fare bene. Il punto è che, secondo me, quello che sta succedendo ultimamente è che col passare degli anni quello che è cambiato è la nostra capacità di sintetizzare, di rendere un prodotto sintetico, cioè con la capacità di monitorare, di usare algoritmi, di entrare nella testa delle persone. Siamo diventati sempre più bravi a fare sbrodolare. Cibo, a fare il cibo con lo zucchero dentro, quella roba che tu la mangi e dici questa roba mi fa cacare, però c'è talmente tanto zucchero che ne voglio ancora, perché è fatta per andare a toccare delle parti del mio cervello che bypassano il pensiero razionale. Ok, lo stesso discorso secondo me sta succedendo, quindi non è una questione di cinecomics, poteva succedere con qualsiasi genere e risuccederà. Quando i cinecomics caleranno, ci sarà un nuovo genere e risuccederà. Secondo me con ogni ciclo di generi che vanno di moda, i reparti marketing diventano sempre più bravi a fare a meno dell'approccio del gruppo di autori e quindi a creare cose sempre un po' più sintetiche. È però ti, per esempio, posso dirti che a me in questo periodo hanno rotto il cazzo. Cioè sono riusciti a farmi passare la voglia, che è una roba difficile. Farò un esempio culinario che a me piace sempre tanto. Io so che non c'è nessuno che va al McDonald's e pensa che buone queste patatine fatte di cartone. Nessuno, a nessuno piacciono le patatine del McDonald's, ma tutti quanti ne mangiano una e si infilano il resto del pacchetto in gola perché sono piene di zucchero. È lo stesso discorso, a nessuno razionalmente piace quella roba. Nel senso che poi, secondo me, l'intelligenza di un'industria, cioè quell'odore di immondizia che c'è quando passi davanti al McDonald's di Porta di Roma, ormai il tuo cervello lo associa allo zucchero. Zucchero. Per me è così, ragazzi, quando passo davanti a Porta di Roma c'è questo odore di immondizia che per me è diventato il McDonald's, la roba devastante. Che gioia. Dicevo, secondo me il punto di un'industria, cioè un'industria capace, c'è quando ha la capacità di capire quando sta per raggiungere il punto di rottura della bolla. Però e se di ci pensi, non è mai successo. Switchare. Quando è successo nella storia che si sono tirati indietro, la storia del cinema, che si sono tirati indietro prima del crollo? Mai. Ma succede sempre che fanno il mega floppone che fa sbrou e da quel momento in poi non frenano mai, non hanno i freni. Non frenano mai. Ma infatti non è mai successo. L'esempio più palese Gianni ancora non si è rotto il cazzo. No, io mi sono proprio, io non sono andato a vedere Dottor, per esempio, Strange. Dottor Strange, che ho scelto scientemente andare a vedere Top Gun, che mi ispirava di più. Anche perché poi mi dici tanto, tra un mese sta su Disney Plus, ma che cazzo me frega. Ma questa è la mia nuova teoria, purtroppo. Esatto, molti questi film, tipo, vabbè, ragazzi, è così. Per me il discorso è che, come diceva Mauro, ogni un ciclo. Esatto, si parla di cicli appunto proprio per questo, cioè il ciclo ha sempre un picco massimo e poi mano a mano va calando. E poi è successo con Cinepanettone. Certo. Uguale identico. La cosa particolare, secondo me, si può vedere proprio in Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home è un film basato sul nulla. Cioè, a livello proprio di... Se io su Tobey Maguire non ti stia simpatico. No, nel senso, è un film che gioca estremamente con l'emotività dello spettatore. È zucchero, come dici tu. Ma effettivamente dal punto di vista concreto è un messaggio che magari non è così innovativo, non è un messaggio così rivoluzionario. Poi può piacere o non piacere, ci possono essere molte interpretazioni. A me è piaciuto Spider-Man, però so io e mi rendo conto di avere un bias per Spider-Man. Però allo stesso tempo oggi, non so se lo sai, qualche giorno fa la Sony ha annunciato sui suoi social che
per spremere ancora di più sto Spider-Man No Way Home, ci sarà una re-release insieme a Morbius di movie Morbius, esatto, di Spider-Man No Way Home. Ci sarà una re-release nei cinema americani prevista per il 2 settembre, quindi in Italia non si sa, ma probabilmente arriverà, che si chiama The More Fun Stuff. E ci sta un'introduzione dove... con Tobey Maguire che fa: ciao, io sono in questo film. Esatto. Che l'avevano fatto per Avengers Endgame. Ma poi, ma chi cazzo c'è andato a vedere? L'hanno visto tutti. Però spremeranno la... No, ascolta, perché non credo. Però probabilmente prenderò il Blu-ray. Perché questo? Perché ci sono delle scene aggiuntive che avevano... cava del Blu-ray. Esatto. C'erano delle scene aggiuntive che avevano promesso nel Blu-ray che non ci sono state. Ah, bravi. Ah, quindi anche una truffa. C'è stata anche una truffa perché loro dicevano oltre più di 90 minuti di contenuti, vai a vedere il Blu-ray, sono invece... 60 minuti. Ah, te li sei contati? No, vabbè, però c'era scritto, hanno cambiato una cosa. Posso dire che poi io riconosco in alcune case di produzione una particolare colpa rispetto ad altri. Io credo che Sony è proprio in questo momento sia il demonio. Se posso, ha fatto solo merda da un tot in poi quando si parla di cinecomics. Se posso, non voglio difendere gigantesche Sony, lavora con noi Sony. Esatto, non voglio difendere gigantesche corporation che non hanno bisogno di me che le difendo, però dal punto di vista economico la Sony si ritrova a combattere in un... è un po' la MGM dei nostri tempi, nel senso si sta ritrovando a combattere tra un roster di avversari che sono proprio over level. Figurati se però poi tu prima di andare a fare un scontro a fuoco ti spari in petto. Non è che ti aiuta come questi agenti. Ha infilato Venom 2 e Morbius tutto così, pa, destro, sinistro, destro, un grande successo. Comunque sento che stiamo andando recensioni dei cinecomics piuttosto che adattamenti. Hai ragione. Andiamo avanti. Parliamo di cose interessanti. Parliamo del futuro, in realtà, secondo me. Abbiamo gli ultimi 20 minuti. Io vorrei capire, secondo voi, che piega prenderà... Abbiamo un po' parlato, però secondo me parliamo in maniera un po' più approfondita e analitica. Che piega prenderà l'adattamento del fumetto in futuro? Io mi sento di voler dire una cosa che penso da tanto, nello specifico da quando è uscito Logan. Mm-hmm. È una cosa che ho pensato. Io sono... appassionato di fumetti, non tantissimo degli spillati, più delle graphic novel, eccetera. E diciamo che con l'uscita di Logan ho notato una cosa: Logan è stato il primo grosso film tratto da un IP di un supereroe che dava per scontato che tu sapessi chi erano i personaggi. Che è un po' la stessa cosa che succede nelle graphic novel. Cioè tu non vai a comprare una graphic novel di Batman e nella graphic novel di Batman ti fanno una pippa infinita all'inizio, in cui ti spiegano chi è Batman. Inizia in media stress. Esatto, danno per scontato che tu sappia non solo chi è Batman, chi è Robin, chi è Nightwing, chi è Cappuccio Rosso. Cioè proprio devi saperle le cose se ti compri un fumetto di Batman, non è che te le rispiegano ogni volta. E Logan era così, cioè dava per scontato una serie di informazioni che tu o le sapevi o le sapevi, essenzialmente. Lo stesso è valso per questo The Batman, senza fare necessari spoiler, però per esempio questo è il primo film che di Batman in cui viene dato per scontato che tu sappia chi è Batman, qual è la sua origin story. Cioè se tu ci fai caso, in questo The Batman fino a metà film non dicono che lui c'ha i genitori che sono stati ammazzati e che è rimasto orfano. È una roba che tu devi sapere. Anche con Spider-Man non Tom Holland, in realtà. Però quello è inserito all'interno di un Capitan America, esatto. Civil War. Però quello lì è semplicemente inserito... ecco Spider-Man. Certo, però quello è inserito all'interno di una narrazione. Io dico che la cosa particolare che sto notando è che ultimamente si sta succedendo nei film, dei fumetti, dei supereroi, soprattutto quello che succede da tanti anni nelle graphic novel, ovvero che al momento è dato per scontato che tu conosca i personaggi. E quindi questa per me è una cosa bella, perché Logan lo puoi fare solo così, perché altrimenti devi prendere un film intero solo per raccontare chi è Wolverine, chi è Dottor Xavier, cosa è successo, eccetera. Invece così ti puoi permettere di dire: ecco una storia su questo personaggio. E soprattutto hai detto bene una cosa: vengono raccontati come personaggi, senza, come dire, appunto darti tutti quanti gli elementi. Cioè quello è un personaggio, che infatti Logan viene usato molto come anche come film per dire: guarda, se non conosci, se non hai mai seguito questo, lo puoi vedere comunque. E tant'è che c'è Logan Noir, perché quello è un personaggio di un uomo arrivato alla fine della sua, come dire, della del suo desiderio di vita. C'è un altro che è un telepata con problemi di Alzheimer, tutte situazioni dove tu dici, che tra l'altro è Gianni,
Già, sta mettendo insieme una squadra di persone speciali. Sì. Già. Però speciali in altro modo, credo. No, allora, c'è pensavo avessi finito, Tommaso. No, questo dicevo che li tratta come personaggi e non come Wolverine. Infatti si chiama Logan. Sì. Cioè, non è un caso che non va neanche a cercare di ammiccare a quello. E questo è molto bello perché, per esempio, Il Regno, che è una delle mie graphic novel preferite di Spider-Man, non puoi farlo, non puoi adattarlo in un contesto cinematografico in cui tutti non hanno chiarissimo chi è Spider-Man, perché non puoi prenderti un intero film per raccontare solo la backstory di quel personaggio. No, certo. E non hai il tempo di fare il resto altrimenti. Quindi questa è una cosa figa, secondo me. Why Belovat dice: quando i cinecomic hanno interessi, credo e spero che le produzioni torneranno a chiedere aiuto agli autori, ed io non vedo l'ora di vedere Spider-Man Noir in bianco e nero e quattro terzi. Credo proprio è che vero. Secondo me il problema sta tutto nel... Io quello che non capisco e che non colgo è sì, tu dici, è vero, dal punto di vista cinematografico non c'è mai stato un momento in cui hanno tirato il freno prima di schiantarsi contro il muro, ma hanno sempre cercato di lanciarsi il più veloce possibile dicendo magari lo sfondiamo e passiamo all'altra parte inermi. No, è più fino a che dura, speriamo che a floppare sia l'altro. Però il punto sai qual è? Due cose. Uno, c'è l'industria del fumetto dietro, cioè la Marvel... Dietro a sta roba c'è già passata con i fumetti, perché i fumetti hanno fatto lo stesso giro. I fumetti all'inizio erano pochi, hanno spaccato tutto, hanno cominciato a produrre fumetti su qualunque minchiata, pulsantino rosso, man. La nuova incredibile serie El Muerto, Tiltman, Squirrel Girl, tutte le peggiori Silverage. Cagate che potevano venire in mente. Guardavano un animale, ci mettevano vicino Woman and Man, via, serie Adriano Santucci, esatto. Seguiteci su TikTok per capire di che cosa stiamo parlando. Questa è una semplice donna, Woman Man, che poi tra l'altro no. Ha preso molto piede ultimamente. E quindi il punto è: uno già lo sai, cioè già lo sai che questo sistema di riempire il mercato infilando in gola l'utente la roba a un certo punto non ti paga più, primo. Secondo poi, la mia paura è che loro, allora, tutti i film di prima di cui abbiamo parlato, quindi Spaghetti Western, eccetera, non ci spendevano tutti i soldi che ci spendono. Non ci spendono tutti i soldi, ci spendono sui fumetti, sui cinema. Perché sì, però in generale era una roba più facile, meno messa a sistema. Cioè, questi qua hanno già il programma per i prossimi 5 anni. Perché? Che vuol dire che se tu dopo, cioè, se il cinecomic che fallirà è quello, ma è tanto... Thor Love and Thunder, vuol dire che loro si sono fottuti, vero, l'industria per i prossimi 10 anni, perché quei film li annunciano e basta, non sono neanche, sono in sviluppo. Esatto, sì, però no. È proprio, secondo me, è che non stai, cioè stai progettando, è un'arma in fiamme. Cioè, mi sente il meme di quello là che sta al computer e la città intorno a sé in fiamme? Tu sei quello lì potenzialmente, capite? Non ti preoccupi neanche di avere un estintore vicino. Io penso che quello che tanto dici tanto tu... continuano a fare miliardi, perché esatto. Infatti io miliardi. Comunque fallire non è possibile per no loro. Non è che fallire, non solo non è un'opzione ma non è possibile. No, però comunque ti si rompe il giocattolo e non sai più che fare. Ma guarda, anche finché va peggio, comunque va in catalogo sullo streaming che campa del fatto che ogni mese arrivano dei soldi. Certo. Figurati, cioè, ma è un sistema che non regge, però il motivo per cui Netflix sta rischiando. Immagina se la Marvel, con la Disney rilasciasse un film al mese. Quanto costa un abbonamento? Vabbè, 69 l'anno. Adesso 7 al mese, però penso che arriveranno. Va bene, è poco meno di un biglietto. Sì, cioè, esatto. Si aggira intorno al costo mensile. In realtà, con questo sistema fa sì che tu comunque hai coperto. Contando che c'è tanta gente che ha l'abbonamento anche se non vede, non segue, quindi come dire, certo. In realtà il modello subscription comunque ti consente di in realtà non è proprio così, nel senso, uno, perché tu devi considerare che tantissimi abbonamento lo condividono, è diventata una live di marketing, no però è così, nel senso che no, se bisogna parlare bisogna parlare del futuro del cinecomic, devi parlare dell'industria, figurati. Perché è tutto lì, però ogni pitch ha dietro i pupazzetti, i giochi per Natale, i giocattoli, i videogiochi, cioè quindi da ognuno di quelli poi tu comunque ogni anno spremi un certo tot che sicuramente magari non va a coprire, non andrà sempre a coprire ognuna di queste singole operazioni, però chiamarle operazioni proprio in perdita no, non dico io adesso, io dico semplicemente che loro non si stanno neanche costruendo un'alternativa in corsa, cioè stanno continuando a buttare dentro sta roba. Qual è l'alternativa? Aspetta, parla. Ti ricordi la fase 1 della Marvel? Sì. Ti ricordi il film della fase 1 della Marvel? Sì. Dopo Iron Man che c'è?
non mi ricordo. L'incredibile Hulk, che ha floppato tantissimo. Ma zio, non è della, non è fase 1 Marvel. Sì, assolutamente sì. A Universal non è Marvel. No, sì, ma come no? Zio, era, ma si collega alla Marvel. L'inizio era, era che la Marvel non esisteva praticamente all'inizio, quello che era Paramount Universal. E che Paramount Universal è Marvel, fece, no, è Paramount. Ma allora, quello che è successo è che la Marvel, che all'epoca non era ancora Disney, fece un accordo con, prendendo Kevin Feige, gli disse: "Senti, prendi un prestito, non, scusate, mi continua a squillare il telefono. Prendi un prestito da questa banca, non mi ricordo qual era, sono 150 milioni a film e fai 3 film con la Universal e con la Paramount", che è il motivo per cui ancora oggi non possiamo vedere film di Hulk, perché i diritti del personaggio di Hulk sono tecnicamente ancora in mano alla Universal per quanto riguarda i film solo, cioè il film dedicato, solo a Hulk, i diretti esclusivi c'era ancora la Universal. Ma comunque il mio discorso è il mio discorso è questo: se vedi la fase 1 della Marvel è piena di flop. C'è l'incredibile Hulk, c'è Iron Man 2, c'è Thor, che sono tutti film che hanno in parte floppato, quindi. Hanno incassato. Certo, l'incredibile Hulk è andato molto male, però in generale la particolarità secondo me e la bravura di Kevin Feige come produttore è nel riuscire a trasportarti in una storia più grande. Paradossalmente il cuscinetto di salvataggio di Kevin Feige è Moon Knight fa schifo, sì, però comunque guardatelo perché poi ci sono i film successivi dove lui ci sarà. E quindi tu comunque dici: vabbè, ma me lo vedo anche con guardo voglio. Perché ho Disney Plus, io sto parlando dei film. No, vabbè, ma la stessa cosa che ti devo dire. Doctor Strange, io non l'ho visto. Quanta altra gente come me, che prima si vedeva tutti i film, non si è visto Doctor Strange? Ma è... quanta altra gente andando avanti Disney smetterà di vederselo? Però tu hai Disney. Sì, ma io l'ho condito con 4 persone. Te l'hai pagato. Ma con 4 ma persone. Uno, ci sono persone che hanno un Disney e non lo vedrò mai. Cioè, la casistica del subscription model è molto complessa. E comunque hanno, ripeto, è un IP che genera valore su tutta una serie di, come dire, essendo appunto un IP, su tutta una serie di territori diversi, quindi dal giocattolo al peluche, al videogioco, allo sticker, al quaderno, al diario. Io sono catastrofico, secondo me gli scoppia in mano la questione. Ma è una bolla, è sicuramente una bolla, come la ristorazione, come i mutui, come tutto è stata una bolla. Però poi i mutui ce lo ricordiamo che cosa ci ha portato. Sì, ma infatti auguriamoci che non scoppi mai, però è sicuramente una cosa destinata a diventare una bolla. Noi in Italia perché... abbiamo una bolla di produzione video che è una roba che è enorme, anche, ma cioè... certo, ma tu, guarda, e questo è l'intensificazione della velocità con cui crescono questi business model fa sì che siano tutti quanti, che sia più facile costruire una bolla che non costruirla, perché gli show di cucina, che i talent di cucina non sono stati una bolla, parevano l'unica cosa che potesse avere un successo. Adesso come dire, anche solo l'idea di pensare di andare dalla produzione e dire: ti porto un nuovo talent di cucina, diciamo, sei scemo. Cioè, nel senso, qualsiasi tipo di impresa, se lo spingiamo dentro un macchinario che la fa gonfiare in questo modo, fa sì che prima o poi scoppi, perché non può reggere il peso di se stessa. Scusami, c'è un commento interessante di Pierpaolo XE che mi dà un'altra visione della questione, molto più spaventosa per quanto mi riguarda, perché dice: secondo me è più simile al caso Pokémon. Il che significa, perché giusto per fare un riassunto a chi magari non conosce bene il caso Pokémon, Pokémon è un brand, penso sia è il brand di merchandise più fatturato al mondo ad oggi, e è cominciato con una serie di giochi che all'epoca rosso, blu, erano molto validi per il tipo di genere che portavano avanti. E ovviamente poi con tutto quel c'è intorno, l'anime, i cartoni, eccetera. Pokémon mania degli anni 90. Esatto. Tutto era Pokémon. Ma adesso produce giochi che credo... Sono le merendine dei Pokémon, quelle con il medaglione di ciò. Ammazza, buonissime, zio, ma te le ricordi? Madonna, me le ricordavo! Penso ci siano anche i preservativi e il lubrificante anale dei Pokémon. Quelle cose erano buonissime. Buonissime. Però il punto qual è? Che ad oggi... I lubrificanti. Ad oggi sento di poter dire con abbastanza certezza che stanno tirando fuori dei giochi imbarazzanti. Perché? Aspetta, sembrano le beta di un videogioco per Switch, ma non gliene frega un cazzo, perché tanto, comunque vada, qualunque ogni volta fanno una cosa più brutta, Saidonia riesce incredibilmente a tirare fuori una lore incredibile, cioè, anche dalla grossa stronzata Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto, già i titoli perché ti fanno pensare. Perché
video di un'ora e mezza. Esatto, esatto. Lui riesce comunque, infatti dovrebbero assumerlo, secondo me avrebbe risolto il problema. Comunque vanno, comunque vendono uno sbotto, comunque incassano uno sfrega. Quindi dici, ma che cazzo me ne frega di farlo bene? La maggior parte della revenue che arriva alla Pokémon Company in realtà è dal merchandise. No, certo. E quella è la cosa importante. Però forse la Marvel funziona così e qui c'ha ragione Pierpaolo, infatti, che se ne sbattono il cazzo se sono belli o brutti. Secondo me la questione è che in questo momento, mentre... Allora, Netflix ha una situazione nella quale noi tutti quanti lo vediamo Netflix come... Netflix è lanciata nei videogiochi, esatto. Adesso. Netflix lo vediamo tutti quanti come un colosso intramontabile, però Netflix tecnicamente è ancora una startup per quello, per come funziona. Nel senso che di soffocare... Purtroppo per loro rischia di avere il bilancio di una startup. Perché il problema è che loro non hanno dietro altre cose, loro possono fare solo quello e sono partiti indebitandosi tantissimo e continuano a indebitarsi tantissimo per poter costruire il loro catalogo. Aziende gigantesche come Amazon e Disney hanno un cuscino tale che gli permette di dire: se qualcosa va storto, noi incassiamo il colpo e cambiamo direzione in corsa. Che è questa la cosa che gli permette, era quello che diceva Tommaso, cioè se loro continuano a dire va bene, ok, ci siamo resi conto che, per esempio, quello che è successo adesso è che il cinema, il cinema inteso come esperienza al cinema, è andata praticamente ad annullarsi con la pandemia. Che cosa è successo? La MGM è fallita. La MGM è fallita e è stata acquistata da Amazon, perché la MGM aveva come grossa IP James Bond. Cioè per loro era importantissimo che quando facevano James Bond, quel James Bond incassasse $1.5 miliardi, perché sopravvivevano praticamente basandosi su quello. E il discorso è che loro sono andati a capasotto, come si suol dire. Hanno pensato di venderlo ad Amazon, che adesso ha i diritti esclusivi del personaggio di James Bond. Ora, il discorso qual è che... Quanti come Prime hanno fatto? Esatto, quanti come Prime hanno fatto, grazie a Amazon Prime. Però il punto è proprio quello, cioè invece la Disney e Amazon e anche la DC, perché di fatto la Warner, la Warner è un enorme HBO. Conglomerato di proprietà della Warner, cioè la Warner è Warner e Discovery, è il gruppo Time Warner che contiene Warner, Discovery, la DC, AT&T, che è un colosso delle comunicazioni americane, cioè sono tutti mega conglomerati. Mega conglomerati. Beh, no, perché anche sì, c'è il tema del telecom che è dentro a queste, che è fondamentale, ma banalmente perché in un mondo dove il contenuto passa sopra alla banda, è chiaro che tu devi affiancare. Anche Sky ha fatto lo stesso. Ha fatto la Sky, che ricordiamo Sky, che al momento è di proprietà di Disney. Parzialmente, di Disney. La vendita di un servizio di fibra o di banda o di cellulari assieme a un servizio di contenuti è il futuro di però questi, è incredibile questi, secondo me, da questi ultimi 20 minuti di discorso, che poi adesso andiamo in chiusura e facciamo il sondaggio, capire come da un genere o comunque da uno stilema narrativo ormai dipendano le sorti di tutto un sistema industria, che è una roba folle secondo me. Questo tipo di roba è inquietante sotto un certo punto di vista, perché vuol dire che di base, cioè, flop, cominciano a andare a girare più cinecomiche e ci mettono magari un annetto a ricapire cosa gli gira e cosa non gli gira, proprio, cioè, chiari di luna per tutti quelli che lavorano nel mondo del cinema. Ma è quello che è successo però a livello storico già con appunto i western, allora, anche a livello di industria. I peplum è quello che è successo. Io voglio ricordarvi che allora, noi adesso penso da tanto che non abbiamo quel tipo di roba lì. E non lo dico perché sono incredibilmente acculturato, ma solo perché facendo gli opera prima mi ritrovo a leggere sempre le stesse cose. C'è stato un boom negli anni 90 del cinema indipendente americano. È quello che ha tirato fuori Tarantino, Robert Rodriguez, tutti i registi che facevano cinema indipendente diverso, do it yourself. Cioè loro si mettevano e facevano questi film che nessuno aveva visto, rozzi, cattivi, tutti in Clerks di Kevin Smith, grazie. Cioè tutta quella serie di cineasti che a un certo punto hanno detto: vabbè, voi fate solo merda hollywoodiana, adesso arriviamo noi e facciamo le nostre cose con le nostre idee rivoluzionarie e ce le facciamo da sole. Cioè quello è stato un momento in cui Hollywood ha preso uno schiaffo in faccia, perché la gente ha detto: oh, finalmente. Perché c'era stato, no? E quello che era successo è, faccio un po' di un passo indietro, quello che era successo è anni 70, mega tristezza, perché no, c'era Scorsese, c'era De Palma,
c'era il Vietnam, il ritorno dal Vietnam, quindi l'America che poi gestiva tutto quanto il mercato, aveva quel senso di colpa, quindi tutta roba deprimente. Negli anni 80 arriva Rocky. Cocaina. Arriva Rocky e dice, ragazzi, arriva Rocky, arriva E.T., arriva tutto il cinema di belle speranze. E quindi da lì in poi, fino agli anni 90, è tutto, che bella la vita, evviva! Poi anni 90 è pipa, papara, pipa. Esatto, e riarrivano, pipa. E riarriva Tarantino che dice, vabbè, ok ragazzi, basta cinema di speranze, ricordiamoci che la vita fa schifo. Che c'è il sangue. Adesso siamo, secondo me, di nuovo in quel ciclo. Quindi la questione che può succedere è che tutti prendono uno schiaffo in faccia positivo, nel senso che a un certo punto si crea un disinteresse tale... Però se tu... Però, ecco, Todd Phillips, esatto, per fare, te danno, esatto, in faccia, uno schiaffo in faccia all'industria del cinecomic, devi poter mascherare il tuo film indipendente da cinecomic, e vabbè, esci. Però aspetta. Ma infatti bisogna capire quanto è al collasso questa industria. Il discorso, secondo me, è quello che è successo con la New Hollywood proprio, cioè a livello di produzioni, precedentemente la produzione del sistema Hollywood si muoveva in una determinata maniera, per cui non esisteva una vera e propria distribuzione in tutte le sale, c'erano delle sale specifiche, quelle della MGM, quelle della Paramount e così via, e quindi in quelle sale vedevi solamente quella cosa lì, in quella Hollywood. E cosa è successo? Che queste sale sono andate in crisi perché i film prodotti da queste case di produzione non riuscivano ad avere più successo, e quindi sono subentrati nuovi artisti emergenti come Scorsese, ma lo stesso George Lucas, in realtà la stessa cosa, facevano tutte parti. È uno di quelli che ha salvato il... ha creato il blockbuster. Perché il concetto è, quel film merita di essere visto al cinema. Esatto. E infatti, secondo me, la Marvel sta cercando di capire ancora, e non l'ha capito, no, secondo me sta cercando di capire in che direzione muoversi, perché se noti, ogni film sta venendo ad alternato rispetto a lo diamo a un autore che ci mette un minimo di impronta più personale, ma non troppo, rispetto a uno che dice, vabbè, questo fa il film proprio a caso. Ma sai, io credo che banalmente è una questione anche di pollinazione, cioè la Marvel ha ormai riempito, come dire, il mondo, le idee, le teste delle persone di una serie di, appunto, di archetipi e di storie, di possibilità di fare delle storie, e adesso si stanno realizzando prodotti indipendentemente dalla Marvel che, diciamo, consentono di fare, di mettere in scena delle storie di questo tipo, quindi non c'è più il primato, cioè, come dire, se adesso noi possiamo scrivere un gigrobò è perché c'è stato l'MCU che ha aperto la strada. Concludiamo questa live di mercato con un consiglio a testa di cinecomic molto molto bello che andrebbe, oddio, visto. Allora, e poi nel frattempo lanciamo il sondaggio, quindi, oddio, recap sugli oggetti. Gianni ha portato il suo copia tarocca. Copia tarocca in due CD di Spider-Man di Sam Raimi. Mauro Zingarelli ha portato la spilletta del comico di Watchmen insanguinata da lui stesso. Il buon Rizzoli ha portato delle tavole del suo fumetto non ancora uscito, quindi ha portato sostanzialmente una querela da parte della casa editrice. Mentre ho portato Black Sad, che è il primo volume di questa opera. E spera che non vinga, perché se lo deve riportare a casa. No, comunque in caso secondo si viene qui. E che vorrei, diciamo, che è il prossimo comic, graphic novel, che vorrei vedere adattato. Io posso fare un... Parti col consiglio, basta. Un consiglio però per il meme. Vai. Morbius. No, Diabolic. Lo sapevo. Ragazzi, guardate Diabolic. E se lo prendete nella maniera giusta, cioè come un film trash, mi fate le meglio risate. Però no, vabbè, secondo me è uno dei cinecomic più belli. A parte, vabbè, gli Spider-Man, perché sono estremamente legato. Dimmi uno, Gianni, aspetta, non è facile da... Ah, ecco, Blade 2. È uno di quei cinecomic che proprio mi ricordo... No, Blade 2 è pazzesco. Di Del Toro, no, sì, a me piaceva un botto. Io consiglio Scott Pilgrim vs. The World. Okay. Ah, mortacci tua. Grande cinecomic. Mi hai fottuto. Tocca a Tommaso Renzoni. Beh, l'abbiamo detto, ma per me resta un... Per me Logan resta un impareggiabile. Anzi, Logan Noir resta un impareggiabile film tanto a fumetto, perché quello è qualcosa veramente di... Quello in bianco e nero, sì, è qualcosa di assolutamente indipendente dal concetto di cinecomic come lo conosciamo. Vabbè. Troppo facile, The Boys. No, Mauro Zingarelli, l'abbiamo messo in crisi. Lanterna verde. No, in realtà ce ne ho uno, l'avevo trovato qui. Allora, uno che secondo me
è estremamente sottovalutato col tempo, secondo me ha assunto una questione diversa, è Constantine, quello con Keanu Reeves. Quanto avrei voluto vedere, cioè a me quel mondo interessa tanto, è molto bello, e tra l'altro è tratto la serie da uno dei più bei, è tratto da uno dei più bei fumetti di Constantine, Hellblade. È molto molto bello, e merita un, cioè, a parte che c'è Keanu Reeves a un certo punto con un fucile a pompa a forma di croce quindi nel senso lo dovete vedere per forza per quel motivo. Quindi, anche il Boy, Hellboy 2 è Sin City 1, se non l'avete visto dovete andare a casa. Sin City 1 mi raccomando. Sondaggio, come siamo messi, signor? Finito. Ha vinto la tavola di Renzoni, e quindi dovrà spedisci il fumetto quando esce. Esatto. No, vi ringrazio quello. Ringrazio anche Raffaele Sorrentino, che comunque è il disegnatore. E ve le mando così le potete stampare e mettere sulla scenografia. E poi quando il fumetto ci sarà faremo una grande live pure. Perfetto. Di con Raffaele lo chiamiamo. Okay. No, perché almeno raccontiamo come l'abbiamo ideato, disegnato. Ci sta. Assolutamente. Ora è il momento per Mauro di dire quello che lui vuole dire. Non ce la facevi. No, ragazzi, è una cosa che mi sblocca un ricordo che mi fa troppo ridere. Questo finto DVD di Spider-Man in realtà è una copia tarocca di Oddworld per PlayStation 1 con tanto di scritta sul CD. Questa è una roba incredibile, cioè per me di Giacomo Boria, grande intenditore. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Pizza e Cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.